Sono 2 minuti in ritardo. È inaccettabile questa cosa. Dovrei fare harakiri solo per questo. Buonasera Lorenzo. Pannello di controllo. Audio. Andiamo su YouTube. E oggi non era tipo il 19, avevi detto, o ricordo male io? Infatti il 19. E devi aspettare. E devi aspettare. Adesso attendiamo l'arrivo di Riccardo. Nel frattempo vedo cosa vuole mia sorella. Mia sorella che mi ha appena scritto che forse lei va a Lucca Comics. Bastarda! Spiegami un po'. Forse vado a Lucca Comics quest'anno, spiegami un po' com'è, maledetta. Hanno venduto più di 55.000 biglietti, come funziona lì? Devi fare le file? È aperto? Allora, contando che io ci sono andato una sola volta anni fa. Ma comunque, se non sbaglio, i biglietti che compri prima sono biglietti, diciamo, come posso dire, speciale, cioè puoi prendere diversi tipi di biglietti che ti danno diversi tipi di vantaggi, robe del genere. Nel senso, ci sta la fila per quelli che si sono già comprati il biglietto e quindi entrano prima, poi. Se tu non te lo sei preso prima, ci sta anche la fila, l'altra fila per quelli che se lo comprano direttamente lì il biglietto. Buonasera. Buonasera, stavo appena bestemmiando perché mia sorella mi ha appena scritto dicendomi che lei probabilmente quest'anno andrà a Lucca Comics e io no.
lei sì. E questa cosa mi fa incazzare tantissimo. Questa cosa mi fa incazzare tantissimo. Ho capito, ma anche te. Valentino. Ciao, Lore. Buona serata. Che poi lei sta pure lì, più o meno lì vicino, perché lei sta a Prato, quindi bene o male. Maledetto. Boia. Mi spiace per lei. Ma se, allora, no, se alla fine ci vai davvero, se non mi prendi qualcosa anche a me, io ti maledirò per il resto della tua vita, sappilo. maledico te e tutta la tua famiglia. Mi faccio parte anche io, però questi sono dettagli. Allora. E la sua mucca, soprattutto la sua mucca. Soprattutto la sua tua mucca, maledirò, ma bastarda, maledetta. Allora. Pratesi maledetti. Allora, la cosa peggiore di questa cosa è che da quando lei abita lì, adesso lei parla anche con lo stesso accento. L'accento di Prato? Tipo l'accento mezzo Prato. L'accento di Prato? Mezzo fiorentino, quella roba là, di quelle parti. E sta cosa, non so perché mi triggera tantissimo. Cambierò anche il suo accento da quando abita là. Cioè, ogni volta che la sento parlare... Ma chi sei? Che hai fatto a mia sorella? Oh! Il cazzo sei? L'accento di Prato. Non ti conosco. Parlo l'accento di Prato questa. Parla come, come cazzo hai vissuto per tutta la tua vita, maledetta. Allora, ciao Ale. Buonasera Ale. No, ci stiamo lamentando che la sorella di Doc va a Luca Comics e lui no. Ha. No, io tanto ci vado. Fanculo, me lo sono saltato 2 anni di fila. State approfittando dello sconto panini del 20%? Sconto panini 20%? Interessante. Sì, a quanto pare per tutto il mese di ottobre sembra che la roba panini sia scontata praticamente ovunque. Ora ci do un'occhiata. Io, che la panini... il problema della panini è che c'ha principalmente roba... Di supereroi. E io roba di supereroi mi ci spasso fino al 16 ottobre. Ma in realtà non soltanto Panini, perché ho visto che pure le altre case lo stanno facendo sta roba. Perché sono sotto come si chiama? Perché siamo sotto Prime Day probabilmente. Cioè siamo nell'ambito del Prime Day. Io prenderò lo stipendio. No, non del Prime Day sabato. Del Black Friday no, nemmeno. Non mi ricordo. Black Friday è novembre. Infatti, è più in là. Io per adesso non ho preso ancora niente, Ale, però mo che mi arriva lo stipendio mi sa che qualcosina... Già che ho visto, per esempio, per puro caso, su Amazon, l'ultimo volume di Star Blazers 2199, che da 7,50 che costa, ora sta a 2 euro. E deve essere mio! Ecco. Allora. Bellissimo. Non è credibile. No, giraccato su Amazon, Star Blazers a 2 euro. Cosa? Mio. Bello. Subito. No, allora, infatti qui faccio uno statement. Star Blazers 2199 è il mio anime preferito. In assoluto. E la Madonna. Esatto. Bellissimo. Esatto. Questa cosa mi rende molto felice. Star Blazers è effettivamente il mio anime preferito, a parte la opening che cioè, mi viene voglia di arruolarmi in marina tutte le volte che la sento. Poi è veramente splendido come manga. Dici grazie al cazzo è Leiji Matsumoto. Sì. Però leggendo proprio questo volume, che è l'originale Star Blazers, o meglio Corazzata Spaziale Yamato, mi accorgo di quanto schifo è invecchiato questo volume. È invecchiato molto male. Star Blazers 2199 lo ha svecchiato molto bene. Ci ha aggiunto dei personaggi
fighi comunque. Ho aggiunto un po' di figa che, porca puttana, erano solo uomini su quella nave, c'era una sola donna per arrivare al villaggio dei Puffi. E niente, è bellissimo, una storia epica, adoro le... Adoro tutte, tutte le storie di ambito militare. Per esempio, sono anche uno che a cui piace molto Gundam, molte serie di Gundam. Mi piacciono un sacco le tutte le storie di ambito militare, anche fantascientifico, soprattutto fantascientifico. Tra l'altro è appena uscito, sono molto interessanti, mi piacciono un sacco. Una nuova serie di Gundam di cui si sta parlando da molto tempo, La Strega di Mercurio. Devo da Mercurio devo vederle prima o poi, perché di Gundam purtroppo a me piacciono, ma ne ho viste soltanto un paio, quindi cioè non sono esattamente un fan di Gundam, però vogliamo davvero parlarne di questa cosa. Velma ha fatto coming out, per chi non lo sapesse, il famoso iconico personaggio della gang di Scooby-Doo, la ragazza secchiona che nello stereotipo dell'immaginario americano dovrebbe essere quella bruttina del gruppo perché la gnocca era Daphne, ma in realtà è la vera porcona di cui, su cui tutti quanti si fanno le seghe da sempre, perché sì, sì. Perché sì. Ma cioè, perché? Daphne, chi lo guarda? Daphne, praticamente una bambola di Barbie, non mi ispiri niente. C'è Velma, bello, con la felpa, gli occhiali, la cosa... Suscita molto di più certe fantasie. Ok, allora... Perché? Questa live si è aperta meravigliosamente. Sì. Basta. Allora, okay. Per Lorenzo che è un po' confuso, sì, è quella Velma che nel prossimo film di Scooby-Doo, di cui non ricordo il titolo purtroppo, ti ricordi che nelle live action aveva interpretato... Sì, lasciamo stare quella cosa che è successa nei live action che è strana. Who's your mommy? Vabbè. Sono successe cose molto strane in quei live action, cose che non sarebbero mai dovute accadere, cose che sono accadute e ne portiamo ancora i segni. Non parliamo del live action, vi prego. Nel prossimo film di Scooby-Doo, che sarà appunto un altro lungometraggio animato, secondo me, anche in previsione di quella che sarà la serie standalone su Velma Winkles, se non ricordo male si chiama di cognome, c'è stato questo spoiler mega galattico di questo personaggio, di questa donna per cui Velma si prenderà una cotta. Sì, Lorenzo, me lo puoi mandare. Come quando mai ti sei fatto problemi a mandarmi domande strane su Telegram? E ok, quindi succede questo. Adesso, ringraziando il signor Twitch, che ovviamente salutiamo sempre e ci permette di dire un po' quello che vogliamo, regà, era anche ora quella povera figliola scopasse un po'. Perché porca puttana, becca più Shaggy che lei. Era anche l'ora. E Shaggy ha beccato anche lei, tra l'altro. Non mi pare. Quando? Non me la ricordo questa. Ma allora, raccontiamo un po' questa storia. Tanto tempo fa, quando era in produzione l'originale film, cioè il primo film in live action di Scooby-Doo, pensate che in origine... Sì. A dirigerlo doveva esserci niente di meno che James Gunn. Quando ancora non era nessuno. Che poi un film di Scooby-Doo fatto da James Gunn è tipo una delle cose che io non sapevo di volere dalla vita, però adesso lo voglio. Comunque... Beh, ci sarebbe da divertirsi, quello sicuramente. Ora,
James Gunn ha sempre detto più, appunto, ricollegandoci anche all'argomento di questi giorni, che già lui nel suo script che ha fatto per il film, già lì lui voleva mettere Velma gay, voleva già farlo lì. Poi ovviamente la produzione, perché altri tempi, cose, ovviamente, era... il concetto di inclusività era una cosa che ancora non esisteva praticamente in quegli anni, e quindi hanno accartonato l'idea. In realtà altre persone tra l'altro altre persone poi ci hanno provato, in realtà anche altra gente che ha lavorato su certe serie animate, ci ha provato a spingere su questa cosa. Ovviamente hanno sempre, i produttori hanno sempre ovviamente cercato di deragliare il più possibile la cosa, tanto che addirittura, pur di riuscire ad accantonare completamente l'idea, in una delle ultime serie animate di Scooby-Doo, se non fosse addirittura proprio l'ultima, comunque una delle più recenti, Velma si mette con Shaggy. Completamente random. Sì. E si vedono, e si vedono quei due che limonano come se non ci fosse un domani, e poi c'è pure tutta questa sottotrama di Scooby che fa il geloso, tra l'altro, della coda, una cosa incredibile, quindi va bene, e niente. Cioè, pur di non farle fare coming out, l'hanno fatta, cioè, l'hanno messa con Shaggy, è una cosa incredibile, pur di non farle fare coming out. Uno può dire... buon per Shaggy, lui certamente non si lamenta della cosa, però comunque però chi sarebbe tanto stronzo da lamentarsi. Scooby-Doo Mystery Incorporated, credo di sì, credo sia quella, è una, proprio una delle ultime, può darsi. Tra l'altro credo che sia anche la stessa serie in cui è nata la leggenda di Shaggy Ultra Istinto. Sì. Non vorrei sbagliare, ma credo sia la stessa serie. Shaggy allora... Ultra Istinto. Che sta pure in multiverso. Porca madonna. con Multiversus, con quella cosa ci hanno svoltato. Sì, è quella. È Mystery Incorporated. Perfetto, sta lì, perché me lo sono andato un attimo a cercare ora qua. Sì, è quella serie. E vabbè, allora, una cosa che sinceramente aspetta, mia sorella povera santa, anche lei, che ovviamente lei non se ne intende di queste cose che piacciono a noi, e quindi giustamente con la sua innocenza di una persona ignorante, non ignorante in senso di insulto, cioè nel senso di una persona ho capito. Lei giustamente mi chiede, appunto, lei non c'è mai stata a Lucca Comics, ma c'è tanta gente! Allora, questa gliela mando io. Considera che hanno alzato... Aspetta, c'è un mio amico che ti vuole rispondere a questa domanda. Vediamo se si sente. Prova allora... ciao Riccardo, piacere. Considera che hanno alzato il cap dei biglietti venduti al giorno da 55.000 a 75.000, perché altrimenti c'era troppa gente che rimaneva fuori. Considera questo. Perfetto. Allora, fammi un attimo vedere se l'audio si sente. Cioè, un mio amico ti vuole rispondere a questa domanda. Vediamo se si sente. Che ancora oggi per me rimane... miglior progetto uscito nel... perché anche una trama orizzontale che... Ok, no, purtroppo... peccato. Purtroppo la tua voce non si sente. Niente. C'è una maggiore attenzione alla psicologia. Allora, sì. Allora, purtroppo non ho visto Mystery Incorporated. Allora, conta questo. All'edizione di quest'anno hanno dovuto alzare il numero massimo dei biglietti da 55.000 a 75.000, perché altrimenti rimaneva troppa gente fuori. Cioè, i biglietti sono sold out, cioè tu devi capire che tu non stai andando alla fiera della porchetta di San Severino, cioè tu stai andando
a Lucca Comics and Games, la più grande fiera del fumetto, non solo d'Italia, ma una delle più grandi del mondo. Cioè, tu devi capire che, mo che bella. Sicuramente la più grande d'Europa. La più grande d'Europa, tra l'altro. Tu troverai lì, a parte che ci trovi l'intera città di Lucca presente là in fiera, più tutta la gente che viene dal resto d'Italia, più gente che viene addirittura dall'estero per venire a questa fiera. Quindi, sì, ci sarà un tantino, tanta gente lì dentro. Un tantino. Allora, per rispondere ad Ale, allora, purtroppo non ho visto Mystery Incorporated, però ne ho sentito parlare un gran bene di questa serie. Qualcuno all'inizio, poi penso si sia ricreduto, però all'inizio la paragonava in qualche modo al remake di DuckTales. Diciamo, lì penso sia stato fatto un confronto serie originale e remake. Quindi credo fosse in quel senso il paragone. Poi vabbè, DuckTales è un capolavoro e lo sappiamo tutti. Però c'era questo paragone, quindi Mystery Incorporated... Lacrime per il finale. C'ho ancora per il finale, porca puttana. Mystery Incorporated ha raggiunto dei grossi successi a livello di pubblico. Sono abbastanza sicuro che sia un'ottima serie. Tra l'altro stavo guardando biglietti del Lucca Comics. Ti dico che, allora... Lucca parte di venerdì, se non ricordo male. Venerdì 26.500, sabato 65.600, domenica, aspetta che cambia, 63.700, lunedì 45.500, martedì 21.600. Ciao Francesco, buonasera. Stiamo dando i numeri. Tra l'altro, Lucca Comics. Parlando di certe manifestazioni che in Italia. Allora, c'è un mio amico Demon che a giugno è andato a vedere il concerto degli Imagine Dragons che hanno fatto a Milano. Mm. E sì, quello grosso, io, che è andato a Roma. Io rosico tantissimo, non per immaginare, perché di loro me ne frega quasi nulla, no. Perché poi io ho scoperto che letteralmente il giorno dopo il concerto degli Imagine Dragons c'erano a San Siro i Rolling Stones. E la miseria. Dio! Io ancora non lavoravo, i soldi ci sarei io, cioè, se l'avessi saputo prima ci sarei andato a piedi a Milano, mi sarei tipo infiltrato dentro lo stadio, l'avrei scavalcato con un rampino pur di vederli. E poi tra l'altro mi pare che non so se l'ha già fatto o che fosse proprio questo mese ottobre a Milano c'era il concerto di Hans Zimmer. Vabbè. Hans Bello. Zimmer in Italia. Dio Bello. Madonna. Dio Madonna. Porca puttana. Ah, mio cuore. Ce la posso fare. Vabbè. Mm-hmm. Calma. Allora. Io purtroppo nella mia vita finora sono andato a un solo concerto musicale di Caparezza. Beh, insomma. Inutile dire che sia stata una delle esperienze più belle di tutta la mia vita, però vabbè. e che rifarei molto volentieri altre mille volte. Buono.
Allora, perché entro la fine di quest'anno dovrebbe uscire l'episodio speciale di Europol. Ok, ne parliamo poi in privato e diamo, perché c'ho da ragionarci un attimo, però il rewatch di Wakfu ci sta, buono, tra l'altro non sono neanche troppo lunghe le puntate, se ce la possiamo cavare con relativamente poco, è lunga la serie, erano i classici 20x24, quindi è piuttosto lunga la serie. Però ce la possiamo fare. Considera che sto facendo una fatica bestiale a finire una serie da 16 episodi ultimamente, quindi... BM Poppycat. Ragazzi, ne parleremo nel Best of Animation di settembre. Cioè, relativo al mese di settembre, raga, è... Aspetta, tu sai anche... Hai effettivamente qualcosa da dire? Allora, sì, ho molto da dire. Ho molte domande, più che altro. tu non sai quanto ti invidio, perché io l'ho vista tutta. E io veramente non so che cazzo dire. Allora, ragazzi, è traumatica. Io penso di non aver mai visto in vita mia una serie che mi abbia lasciato così tanto senza parole come questa. Poi vabbè, poi ne parleremo più o meno. Sì. Wakfu sono 20, 52 più 13, quindi 65 più 3 episodi speciali, i 3 OV. Vabbè, avremo... Ce n'è. Vabbè, tanto non è nessuno qui a fretta. Allora, detto questo, direi che possiamo iniziare con quello per cui siamo qui oggi. Ok, passami io Dragon Ball Bridge. Dovrei avertelo già mandato in privato. Non ce l'ho. Niente, allora aspetta. Allora, forse me l'ha mandato prima che entrassi in live, perché qua non ce l'ho. No, il rewatch di Wakfu sarà interessante. Allora, siamo arrivati ad episodio questo. L'11 dobbiamo vedere. L'11. Facciamo 10 episodi anche stasera? Sì, arriviamo fino al 20. Buono. Ora, allora, prima di partire con l'episodio, tu ora hai visto praticamente tutta la saga dei Saiyan. Quindi, io vorrei sapere da te, finora, le tue impressioni a caldo sulla serie. Allora, impressioni a caldo sono... Beh, la serie è divertentissima, porca puttana, è molto molto divertente, mi piace un sacco come siano riusciti a mischiare epica e ridicolaggine, abbondando sul lato del ridicolo. Allora, le gag sono molto infantili. Anche come sono stati reinterpretati i personaggi, sono stati reinterpretati in maniera molto infantile. Funziona, non è esattamente il mio tipo di comicità preferito, però mi ci faccio trasportare senza nessun problema. La cosa che mi sta piacendo di più di Dragon Ball Abridged è come stanno riuscendo a rendere... a esagerare in tutto quello che è la parte del ridicolo di Dragon Ball, i momenti esagerati, cioè le espressioni esagerate, le urla, i momenti senza una cazzo di logica. Sono tutte quelle cose che di Dragon Ball se ne è scherzato per anni
e questo è, diciamo, un po' un sunto di tutti quei meme che sono nati lentamente guardando Dragon Ball Z. Probabilmente, allora, sono abbastanza sicuro che alcune, che questa serie alcuni di quei meme li abbia inventati. Non ne sono sicuro al 100%, ma immagino che alcuni di quei meme siano stati inventati con questa serie, perché ho visto della genialità in quello che viene fatto con questa serie. Allora, considera che fino ad ora il mio punto di riferimento per la parodia è, dici, grazie al cazzo, è Mel Brooks, perché non esiste niente come Mel Brooks a livello di parodia. Questo è molto diverso, è molto più infantile, molto più casciarone, non ha quella finezza, ovviamente, perché Mel Brooks è un professionista di lunghissima data. Questi sono, detta come va detta, quattro scappati di casa. Sono quattro stronzi che cazzeggiano insieme tra di loro. Ci dite proprio papale, esatto. Papale. E si divertono un mondo nel farlo. E nulla, sono stracurioso di vedere che diavolo portano avanti. Perché mi sta piacendo tantissimo, sto morendo dalle risate. Come ti ho già detto in altre occasioni, quello che ho visto fino a mo' non è ancora niente. Immagino. Sono curioso di vedere che diavolo hanno combinato con Cell. Me lo stai hypando tantissimo questo Cell di Abrish. Infatti, come dice anche tra l'altra, i due personaggi migliori della serie, Freezer e Cell. Ok, chiaro. Precisiamo, però Cell perfetto, proprio precisiamo, perché Cell perfetto è un personaggio a parte rispetto a tutti gli altri. Quindi Freezer e Cell e Cell perfetto, i migliori personaggi della serie. Ok, possiamo cominciare. Possiamo andare, ragazzi. Prima parte della saga di Freezer. Che bello. Dia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Toei Animation, Fuji TV, Fan Animation e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. Aspetta, abbasso un po' perché sennò non sento te. Allora, Goku, come procede il ricovero? Oh, beh, il dottore mi ha detto che dovrò restare qui per un po' di tempo, considerando le ossa rotte, le costole in frantumi e il danno al cervello. Ehi, genio, da quanto sei qui? Signor Son Gecko, c'è un altro visitatore per lei. Cosa? Ma chi può essere? Sono tutti quanti qui. No, tutti quanti. Sì, sono arrivato in cima. Finalmente potrò incontrare il Supremo, l'essere più potente di tutto il mondo. E quello chi è? Mandatelo via, via! Va bene. Ah, e poi altro personaggio che io adoro è il dottor Gero. Anche il dottor Gero lo adoro. Interessante. Considerando che fa un po' la figura del cioccolataio nella serie. Ci abbiamo messo un po' e abbiamo sfruttato metodi alternativi. Oh, davvero? Quali metodi? Una roba che ho trovato in bagno, credo si chiami Clorox o simili. Bene, chiamatemi se necessario. Ciao! Oh, mi ero dimenticato di lui. Chi saresti, amico? Oh, lui è Popo. Abita nel palazzo del Supremo. Sbaglio, quel gatto ha parlato. Dunque, credo che siate alla ricerca di qualche metodo per resuscitare i vostri amici. Perché, tu hai qualche idea? Zitto, stronzo! Agli ordini! Come stavo dicendo, l'unico modo per riportare in vita quei vermi è usare le sfere del drago provenienti dal pianeta del Supremo, Namek. Namek? Mai sentito parlare di un pianeta simile? Oh, guarda un po', una donna che non sa nulla. Sai che novità? Popo, se devo essere sincero, neanch'io l'ho mai sentito nominare. Oh, guarda un po', una donna che non sa nulla. Ehi, ma cazzarola, questa me la sono cercata. Comunque, io sono l'unico che sa dove si trova l'astronave del Supremo e il mio tappeto è l'unico mezzo per raggiungerla. Ma c'è spazio solo per due.
Beh, ritengo che l'unico modo per decidere sia votare democraticamente. Bulma! 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 Tocca a te, Bulma! Ok, non ci serve il tuo aiuto. Ho qui il telecomando di una delle navicelle Saiyan. Basterà solo inserire le giuste coordinate e poi... Bene, bene, bene. Guarda un po' che hai esaurito le opzioni. Porca vacca, Bulma, smettila di fare la schiccinosa e canta il mondo è mio con il genio malvagio. Ah, se mi succede qualcosa, Krillin se la vedrà davvero brutta. Oh, sono certo che noi andremo d'accordo. Eccoci a destinazione, le montagne di Yamzavit. Aspetta un attimo, come siamo arrivati qui così velocemente? Siamo dall'altra parte del mondo. Lo so, il mio tappeto percorre 16.000 chilometri all'anima. Cosa? Al litro. Ma se puoi teletrasportarti così velocemente, perché non hai aiutato Goku con i Saiyan quando è resuscitato? Avevo da fare. Ehi, Popo! Ho bisogno del tappeto per raggiungere i ragazzi prima che sia tardi. Sto facendo i task. Ok. Nuova speedy! Sono pronti? Eccola qui, l'astronave del Supremo. Ci picchia, ma è piena zeppa di muschio. Lo so, non è bellissima. Ora entra. Ma come facciamo? Popo! Oh, wow! Il tuo nome apre la porta. Popo! E la chiude anche. Popo! No, sa solo che deve obbedirmi. Benvenuta su Giove. Oh, santissimo Dio! Abbiamo raggiunto Giove in così poco tempo! Già, non mi ricordavo che Popo usava il teletrasporto di fuori tuo school. Oh, cielo, è davvero fantastico! Popo! E siamo arrivati su Giove in 3 secondi. Interessante. Finalmente possiamo andare su Namek. E Dulcis in fondo, Popo sarà il nostro pilota. Oh, porca zozza! No! Oh, santa zozza! Ma perché non vuoi... Se avessi avuto voglia di farlo da solo, perché avrei avuto bisogno di voi? Ci vediamo quando tornerete. Tranne se... in questa saga... tu... chissà cosa voleva dire! Beh, tutto quello che so è che il mio bambino non si muoverà da qui. Oddio. Veramente, è mamma, il momento di quei capelli. Io andrò su Namek. Come ha detto, il mio bambino non si muoverà da qui! Ma mamma, Junior si è sacrificato per me, ora tocca a me vendicarlo. Gon, forse non hai capito bene. Io sono tua madre e come tale sei tenuto ad obbedirmi, ci siamo capiti? Ma veramente? Tu non hai portato un bimbo in grembo per 9 mesi con un uomo che credeva stessi nascondendo dei dolci sotto la maglietta. Ma io? Adesso ti traierai su questo lettino, ti riprenderai come un normale bambino e dopo tornerai dritto alla lezione di danza e non provare più a disobbedire. Puoi chiudere quella c***o di bocca? E accetto questa come canon. Namek. Sarà meglio. Oh, beh. Ma anche vado a occuparmi della navicella. Fa presto. Che scambia la gravidanza per il dolce, quella è palesemente canon. Ha cominciato a lavorare no, quella sulla astronave del Supremo. Allora, papà, come procede? Questa informazione è stata passata direttamente da Toriyama. Riesco solo a convertirlo dal namecciano a una lingua incomprensibile. Dannato linguaggio spaziale! E dopo una convalescenza lunga 10 giorni, i nostri amici sono pronti a partire. Allora, sei proprio certa che questo affare voli? Oh sì, ho pensato ad ogni cosa. Beh, non proprio a tutto. Missione fallita per il traduttore del gabinetto. Ehi, sta arrivando qualcuno. Ehi, Gohan, come butto? Oh, santo cielo! Ma che hai fatto ai capelli? Sembri quasi a risa! Senti un po' chi parla. Beh, almeno io non ho! Ora basta, teste di seppia, dobbiamo andare. Ciao a tutti! Fai attenzione, Gon! Non parlare con gli sconosciuti! Incluso te, Krilli. Ehi, Bulma! Dove metto la mia roba? Sta zitto e allacciati le cinture. Oh, d'accordo. Allora, Gon, quanta roba ti sei portato? Beh, le valigie le ha fatte mamma, ti lascio immaginare. No, oh, beh, bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. Popo. Ah!
Perfetto. Ciò che segue è una parodia creata dai fan Dragon, no. Dragon Ball Z e Dragon Ball. E ora parte il via. Ah no, c'è la stazione. C'è arrivo di Vegeta qua. Siete scagnozzi di Freezer, vero? No, scherzavo. Non gli è bastato disfarsi del nostro pianeta. Chi diavolo è Freezer? Sta zitto. Non possiamo lasciarvi in vita. Non dopo ciò che avete fatto alle nostre città e alle nostre famiglie. Che è il Peter Pan dei poverissimi. Per tutti i vostri crimini. Ok, diamoci un taglio. Ti assicuro che noi non abbiamo... Vi condanniamo a morte. Oh, davvero? Noi non... Ragazzi, caricate i fucili. John, credo che... Chiudi gli occhi. Mirate. Fuoco! Oh! Oh santo cielo, sono più forti di quanto credessi. Presto, prendete le vostre pillole di cianuro. Ascoltatemi, noi non abbiamo la minima idea. Ok. Ora. Non dovrei ridere, sono dei bambini che muoiono. Torno sull'astronave. Ma non ci vedo. Torno sull'astronave. Ma dopo sono filler, quindi sti cazzi. Ma sì, infatti. Regola di Scream: se non conosci il suo nome, muore. Esatto. Diario di Kaylee, data astrale 28 novembre. Siamo in viaggio ormai da 2 settimane. Inizio davvero a sentirmi a disagio, sia perché siamo bloccati in mezzo al nulla, sia perché Bulma continua ad andarsene in giro mezza nuda. Sfogherei subito le mie tensioni, ma non posso neanche andare in bagno senza che il gabinetto mi urli contro. Sei senza Aufmein und Geschick. Non so per quanto ancora resisterò. Krilly, va tutto bene lì dietro? Certo. Dannata donna arrogante. Ragazzi, non ci crederete, ma ho visto una Mac. Aspetta, si può sapere come fai a sapere che... Beh, in questo caso potremmo anche atterrare, no? Ah, già, a proposito. A proposito di che? Se devo essere sincera, non ho idea di come far atterrare questo affare. Oh, cinture di sicurezza! Ed ecco perché le donne non dovrebbero guidare. Pensa al tuo permesso di soggiorno. Ed io che sono per metà Saiyan, cosa sono? Un bimbo! Legit. Sei sicuro che stiano bene? Sono svenuti da un bel pezzo. Ne sono sicurissimo, ma adesso tieniti al piano. Abbiamo un piano? Ma certo, razza di decerebrato, rubare la loro navicella che è caduta da quel precipizio. Oh, Santa Poletta, si stanno svegliando, sì, naturale! Ciao. Ciao. Benvenuti su Namek. Già, Namek. Proprio così. Noi siamo namecesi. Forse intendi namecciani? Sì, certo, quelli là, come no, sì. Dunque, cos'è che vi porta sul, diciamo, nostro pianeta? Pianeta Namek. Beh, siamo qui per le sfere del drago. Cosa? Ma che schifo! Cioè, perché credo che intenda quelle che esaudiscono i desideri. Ah, ho capito. Come? Sì, sì, le sfere che esaudiscono. Se sbaglio, anche questo qua è tappeto da Joe Pizzi. Oh, ecco, ci dareste una mano a cercarle? E lui? Ma certo che vi aiuteremo a trovare le palle del drago. Sfere del drago. Sì, vabbè, uguale. Ehi, Zacro. Che c'è? Penso che dovremmo deciderci a cercarle. Per poi realizzare il nostro desiderio. Credo che non siamo in grado di realizzare nulla. E che non ce lo siamo inventato. Ce lo siamo inventato? Cosa? No! Perché avremmo dovuto mentire? Perché, come mi hai detto quando li stavo leggendo il pensiero, volevamo la loro astronave per fuggire via di qui. Ma che... No! Ma... No, dai, bello, no, noi non siamo quel genere di persone. Krilly, non pensi che siano un po' strani? Sono simpatici. E ora cerchiamo le sfere. Ah, eccolo. È atterrato qui qualche giorno fa e al momento dell'arrivo vi assicuro che era davvero un ridotto. E cos'è successo al suo collega? Circola una leggenda. Si dice che Vegeta lo abbia ucciso e che tuttora il suo fantasma continui a perseguitarlo.
Davvero? Ovviamente no, deficiente. Noi siamo scienziati, dottori. E ora iniettate a questo Saiyan un po' di scienza. Deliziosa e magica scienza. Devo uscire da qui. Devo andare su Namek. Devo prendere le sfere. Maledizione, Nappa! Stavi dicendo qualcosa? Cosa? Santo cielo, dobbiamo tirarlo fuori! Il suo battito stellare come impazzito! Intende il battito cardiaco? È uguale, Caprio! Non sono mica un letterato! È bello vedere che ti sei ripreso, Vegeta, ma devo farti delle scuse! Sai, non ti abbiamo ripristinato la coda. Non fa nulla, posso vivere senza. E questo lo chiami vivere? Non puoi vivere appoggiandoti al tuo passato. Tutti ti chiamano la bestia senza coda. Sai che se vi uccido Freezer se ne frega, vero? Ma comunque non ti ridarebbe la coda. Dì un po', qual è il tuo organo interno preferito? Che domanda bizzarra. Ma se dovessi rispondere, credo che sceglierei il fegato. Nella vita conta solo la semplicità. Ciao, Vegeta. Legit. Cristo santo, cosa vuoi, Kiwi? Dove te ne vai così di fretta? A farmi tua madre. Ah, sei proprio un ignorante, Vegeta. Noi siamo ermafroditi. Buon per te, addio. Stai andando su Namek, non è vero? Ripeti? Abbiamo saputo delle sfere del drago e dei Namekiani che le hanno create. Freezer è già all'opera da un bel po'. Cosa? Dovevi fare attenzione al rilevatore acceso. È impossibile! Il mio l'ho rotto io stesso! E allora di chi era? Dannazione Nappa! Wow, ragazzi, ne abbiamo perfetto. Già fatte due! È perfetto, questa parte vogliono... è perfetta! È perché siete su Namek! Qui è tutto migliore! Dovreste proprio restarci! Per sempre? Possiamo avere la vostra nave? Cosa? Oh, guardate, laggiù c'è un'altra di quelle sfere. Dovreste andare a prenderla! È uno scheletro, quello! Oh, andiamo, amico. Cosa sei, un coniglio? Non vuoi vivere delle fantastiche avventure? Sul pianeta Namek, con le sfere del drago? Con un fantastico montaggio musicale! Dragon Ball! Sì, praticamente questa è la versione ridotta della prima serie di Dragon Ball. Non è stato divertente? Bravica. Già, è stato wow. Beh, c'è una cosa che vorrei chiederti. Dove sono gli altri Namekiani? Oh, in giro, non far finta di non averli visti. Già, li abbiamo sorpassati almeno tre volte. C'era anche Steve. Ci ha detto ehi. Non sparlarlo. Già. È un po' sociofobica. Coraggio, amici. Ci manca solo una sfera e poi potremo finalmente resuscitare i ragazzi. Cosa? No, noi non ve lo permetteremo. Già, noi che? Sì, non potete prendere le sfere del drago. Sono tutte nostre e noi le useremo per esaudire i nostri desideri. E voi potete anche succhiarci i nostri matangoni di 90 centimetri. Succhiare cosa? Le nostre mazze. È divertente perché mazza vuol dire pisello. Aspettate, i Namekiani non ce l'hanno il pene! Che? Che diavolo stai dicendo? È ovvio che li abbiamo. Veramente li ho letto il pensiero e non ce li abbiamo. Voi non siete Namekiani! Hai visto cosa hai fatto, Zacro? Hai mandato in fumo il nostro piano e fatto saltare la nostra copertura. Ehi, non sono stato io. Sono stato io? Ecco, sei stato tu, perché io non faccio mai niente di così stupido. Beh, c'è stata una volta, quando ti sei arrabbiato con quei due ragazzi che volevano solo giocare a Yu-Gi-Oh! E hai voluto che li seguissimo. E poi ci siamo schiantati qui, su questo pianeta. Cioè, ma perché devi sempre riaprire queste vecchie ferite? Sai cosa? Facciamola finita. Evoca i mostri tentacolari. Ok. Mostri tentacolari. All'attacco. Ok, fatto. Hai capito, zoccoletta? Sì, presto verrai violentata dai mille tentacoli del nostro mostro tentacolare. Niente paura, Bulma! Ci penso io! Parlavo con te, Pelatino. Cosa? Oddio! Oh, cacchio! È stato terribile! Concordo.
What? Diamine, dovrei smetterla di montare a quest'ora. Esatto. Va bene. La parte me... La parte meta... Anziano Sanchez, meta cinematografica ci stava. Una terribile notizia. Mi mancava qualcuno sta attaccando il pianeta. È davvero molto grave. Devo mettere su la mia faccia agguerrita. Fatto. Fammi vedere la tua. C'è da lavorarci. Ok. Ciao CT, supportate i prodotti originali. Pane di viaggio o un mese. Se non conoscete Men in Black, i nostri eroi hanno finalmente raggiunto Namek, dove il cielo è verde, il prato è blu e ti fai due palle grandi così. Ehi, Gohan, guarda! Erba blu! Che dici potrà curare l'avvelenamento? Eh? Eh? Non credo. Oh, sei un po' rigido, eh? Ho letto 10 libri sulla piscicoltura durante il viaggio, tu che dici? Beh, siamo su una mecca adesso! Bulma, hai il radar cerca sfere! Eccolo qui, e indica già 4 sfere. Visto? Ora ci basterà raccoglierle e realizzare il nostro desiderio! Ehi, Krilli, quella non è una navicella Saiyan. Eh? Riesco a percepire Vegeta. Oh, e le sfere di prima si stanno muovendo. È così gratificante essere tornato in carreggiata. Neanche 30 secondi su questo pianeta e già lo detesto. Un secondo, quella non è la navicella di Kiwi. Beh, farei meglio ad occuparmi. Hai finito? Sì, sto bene. Ehi, e quelli chi sono? Nel buon nome di Frieza, dateci un taglio! Aspetta, ho già sentito quel nome. Bene, state fermi dove siete e vi spareremo. Forse intendevi, oh, vi spareremo! Hai fatto cento! Vai! Ok, addio navicella! Porca puttana! Cazzarola, amico, la tua mira fa proprio schifo! Ehi, vedi di pensare alla tua di mira, coglione, senza fare la paglia! A poster! Ha! Hanno proprio fatto un buco nell'acqua! Cazzo, un po' che non voglio Dragon Ball. Non posso crederci. Siamo bloccati su un pianeta sconosciuto. Proprio come in Pitch Black, con una trappola capace al posto di Vin Diesel. Adesso sarebbe meglio trovarsi un riparo. Ehi, guarda, Bulma! Una grotta. Che ne pensi? Una bella grotta, oscura e umida. Chissà, magari qui incontrerò un vero uomo. E Yonko! Un vero uomo? Lo senti anche tu? Vero che cosa, uomo? La pipì? Beh, ora che hanno distrutto la toilette, mi toccherà farla in un cespuglio. Addio, entrata nella caverna, presto! Krilli, hanno le sfere del drago! Sì, Gohan, l'ho visto! E hai sentito anche la loro aura? Erano più forti di Vegeta! Sì, Gohan! L'ho visto! E quel tipo in prima fila? Era come 100 Vegeta! Sì, Gohan, l'ho visto! Il lato positivo è che non devo più fare la pipì! Lasciatemi cambiare nella grotta! Cavoli, ci hai messo un bel po'. Seguiremo quei tizi con le sfere. Che? Potremmo anche non avere chance. Ma non siamo venuti qui per battere la fiacca. Che diavolo è successo lì dentro? Qualcosa di cui mi sarei dovuto occupare un mese fa. Non ho capito. Andiamo, Gohan. Bulma, resta qui e chiama il genio delle tartarughe. Potrebbero servirci rinforzi. Forza, andiamo. Beh, farei meglio a montare la tenda.
Oh santo cielo, è dappertutto! Perfetto. Isola del genio. Botti, battigia e battone a tutte le ore. Potresti alzare il volume, non indosso i pantaloni. E non solo vincete su Namek, ma pare che ci sia qualcuno più forte. In parole povere, porca troia, che originalità. Ma certo, geniaccio. Però non potrò agire finché sarò qui in ospedale. Se solo ci fosse un modo. Kale, pensate di fare un salto con i fagioli di Balzer, che curano ogni ferita e ti ridanno ogni energie. Se solo ci fosse un... Mangia quel dannato fagiolo magico, Goku. Oh, questo sì che suona bene! Nudo time! Benissimo. Allora, amici, io vado a casa di Bulma. E comunque mi piglio i fagioli. Krilli? Krilli. Perché proprio da Bulma? Beh, mi serve un'astronave. Il padre di Bulma è uno scienziato. Guarda, Goku, non voglio neanche... Ciao Pasquale, buonasera. Perciò ti auguro buona fortuna. Nuvola Speedy! Ci si vede? Nuvola Speedy! Nuvola Speedy! Cacchio, merda! Caspio! Tutto bene! Oh, eccola qui. Ciao Pasquale. Oh, ciao Vegeta, che buffo rincontrarsi qui. Allora mi hai seguito, ci hai messo un bel po'. Perdonami se ho fatto un po' tardi, caro, ma mi sono fermato per strada a sbattermi tua madre. Mia madre è morta. Lo so. Scusa, ho un vuoto di memoria. A quanto ammonta la tua forza? Ah, che sbadato che sei. 18.000. Proprio come la tua, Vegeta. Ma che bello. Sai, ho appena dato uno sguardo al manuale Saiyan. E qui c'è scritto: quando un Saiyan sfiora la morte, la sua forza combattiva sale a dismisura. D'accordo, ma che diavolo c'entra questo con... Mentre ero sulla Terra... Oh, cielo. E mi hanno fatto proprio nero. Tu cosa? Già. E sono stati un guerriero di basso rango, il figlio mezzo sangue, una specie di hobbit e un ciccione armato di sciabola. Mi hanno fatto... Perché me lo stai dicendo? Non lo diresti mai a nessuno! Semplice, perché so che manterrai il segreto. Ma io ti odio, perché mai Ah, quanto amo la terapia. Oddio, è esploso precocemente. Molto bene, sembra che Vegeta abbia ammazzato... Eccolo! Quel... Povera testa di pesce. Aspetta, chi è? Chi è? Andiamo, lo sai. Tizio Viola, odia Vegeta. Potresti specificare? Riproduzione asessuata. Oh, lui. Beh, quello sporcaccione poteva anche evitare di ripetermelo ogni due secondi. Certi bocconi non riesco a ingoiarli. Potresti starmi a sentire? Queste zucche vuote non si massacreranno da sole. Beh, potrebbe studiare un modo per far sì che accada. Sarebbe spassoso. Un nuovo nemico è appena apparso in scena. Chi sono questi individui misteriosi? Riusciranno Gohan e Krilli ad intervenire? La risposta a tutte queste domande le scoprirete proprio ora. Zarbo, Dodoria, Freezer e... Oh, cazzo. Cosa? Bellissimo. Bene, ora che siete giunti sul mio pianeta, diamo il via agli allenamenti. Dancing Reef, 30 giri intorno al pianeta. Junior! Vai al diavolo, sto meditando. Continua pure, Yamko. Mi dica, Recaio, sono pronto a tutto. Puliscimi la casa. Sì, agli ordini. Sono un mago a scopare. Sì, certo, come no. Vabbè. Lo accetto. Attenzione, che c'è la pubblicità di Fortnite. Abbiamo già perso tanto sul... Ciò che segue è una parodia di prodotti. Abbassa la tua... Ok, Gon, adesso abbassa la tua aura. Ci sto provando, ma non riesco ad abbassarla quanto la tua. Ma io non... Cioè, sì, proprio come la mia. Ehi, Krilli, le sfere del drago. Wow, sono davvero enormi. Che venga un colpo agli SDC. Cazzarola, questi alieni sono terrificanti! Soprattutto quello lì! Porca zozza, sembra un from... Krilli! Cosa? Quello sembra un fromoliere! Cosa ti aspettavi che dicessi? Oh,
credevo volessi dare dell'omosessuale a quell'uomo. Quel cosa è un uomo? Perfetto. Che cosa è un uomo? Oddio. No. No, allora, mi inquieta tantissimo il doppiaggio che hanno dato sia a Zarbon che a Freezer. Cos'è stato? Oh, è un'anatra spaziale! Chi siete? Buondì, permetteteci di presentarci. Io sono Freezer e questa è la mia squadra di attori emergenti. Lasciate che vi dia una dimostrazione e i miei uomini interpreteranno un gruppo di sadici balenieri e voi sarete le balene. E via! E taglia! Che volete da noi? Perché state massacrando la nostra gente? Oh, sai, passavo di qui, ho mirato il paesaggio e le colline e pensavo fosse perfetto per un picnic. Che cazzo credi che sia venuto a fare? Per gli alberi. Zarbon, altri due. Altri due. Altri due. Ottimo lavoro, Zarbon. Visto Dodoria, dovresti prendere esempio da lui. Scusi, stavo ascoltando l'anatra spaziale. Quack, quack. Che creatura maestosa! Bene, ora vado alle ciance. Dov'è la sfera del drago? Non ce l'abbiamo. Beh, sai, potrei anche crederti se l'ultimo capo del villaggio non mi avesse detto la stessa identica cosa. Finché non gli abbiamo strappato la risposta, uccidendo tutti i suoi compaesani. E per ironia della sorte, tu stai cominciando a ricordarlo. Per favore, non arrabbiarti. Oh, io non mi arrabbio mai. Ho della gente che lo fa per me. Da Dorian. Con piacere. Fermati subito! Oh, bene, sono arrivate le altre balene. Siamo venuti fin qui per salvare il nostro popolo. 92. Questa storia è durata troppo a lungo e tu la pagherai. 350. Noi... Che stai... Oh no, non fare caso a me, continua. Noi ti fermeremo. Oh wow, 420. E noi... Che diavolo stai facendo? Oh, scusami, è solo un piccolo passatempo. Assisto così spesso a questi discorsi eroici che ho iniziato a stilare la lista di quante volte ho sentito certe frasi. Lurido bastardo. E questa mi piace tantissimo. Ah, sì. Noi ti inculeremo a morte. Cielo. 12. Zarbon, l'ordine. Dodoria, l'ordine. Prendeteli. La cosa bella di Freezer qua specialmente è i toni di voce, come sono dannatamente azzeccati alle espressioni facciali del piano. Sì. Ma quale piano? È due ore che stramazzi come un'oca. Mi sta funzionando alla perfezione, no? Lord Freezer, sono più forti di quanto credessi. Ok, carini, riescono a trattenere i loro livelli combattivi. Stanno eliminando i nostri soldati. Oh, ne abbiamo molti altri sulla navicella. Non stiamo perdendo nulla di importante. Ora non potrete più scovare i nostri villaggi. Dodoria, falli fuori. Sì. Coraggio, fatti sotto. Noi siamo in tre e tu sei uno solo. Cavolo, amico, devi proprio far schifo in matematica. Che vuoi dire? Io ne conto soltanto due. Credo che tu ti sbagli. Che figa sta scena. Sì. Goku, da quanto tempo? Salve, madre di Bulma. Oh, Goku, puoi chiamarmi come mi chiamano tutti? E come? Milf. Non so che voglia dire, ma lo trovo davvero adorabile come soprannome. Wow, sei proprio una Milf, cara. Ma perché sei fuori dalla cucina? Oh, colpa mia. Ricorda cosa ti ho detto, tesoro. Le mogli servono per baciare, non per parlare. Buon divertimento. Sì, questa è in wow, questa parecchio. È una navicella. Sì, ho iniziato a lavorarci già da quando eri in ospedale. Qualora le cose fossero andate storte. Grilli. La buona notizia è che è quasi completata. Wow, questo è davvero un giorno fantastico.
Ops, sembra che abbia fatto male i miei conti. Non sono bravo con i calcoli. Molto bene, Dodoria. Bene, ora che non abbiamo altro con cui ricattarti. Oh, aspetta, cosa sono quei frugoletti laggiù? Non provarci. Però sono così adorabili. Potrei staccarmi la testa anche solo toccandoli. Mi costringerai a farlo? Perché non mi importa più su che sponda rimanere. Neanche a me, Lord Freezer. D'accordo. Ecco, prendi la sfera e lasciaci in pace. Visto, Gohan? Gli sta consegnando la sfera! Così nessuno si farà male! Ho un'ultima domanda. Potresti indicarci il prossimo villaggio, dato che hai distrutto i nostri rivelatori? Non faceva parte dell'accordo! E 500! Dodoria, consegnagli subito il premio! Krillin! Ha ucciso uno dei piccoli! Pensa positivo, Gohan! Pensa positivo! Hai ucciso mio figlio! Già, condoglianze! Ma so come farmi perdonare! Ecco, ora non ti mancherà più. Oh, già che sei in piedi, uccidi anche l'altro. Oh, vado matto per i bambini. Non sporcano nemmeno. Respira, Gohan, pensa positivo. Sei vivo, pensa positivo, come Giovanotti. Giovanotti? No! Sono appena stato colpito da un frate francescano. Quack. Zarbon? Che cacchio era quello? Credo fosse l'anatra spaziale, signore. Wow, questa navicella è strepitosa! Ora, mi dici dove ha messo il bottone dei muffin? Non c'è nessun bottone dei muffin, non ci ho neanche pensato. Ne è sicuro? Sarebbe davvero grandioso risvegliarsi al mattino, pigiare un bottone e avere un muffin. Guarda, davvero grandioso. Questa serie ha parecchie... Non c'è nessun bottone dei muffin. Cavolo. Parecchie frasi da suoneria. L'astronave è pronta a partire. No, devo ancora installare la macchinetta del cappuccino. Ma se neanche mi piace il caffè. Non è caffè, Goku, è cappuccino. Ora aspetta un attimo, vado a prendere pezzi laboratorio. Mi raccomando, non toccare nulla, come il controllo gravitazionale o il pulsante d'accensione. Il pulsante d'accensione. Non toccare il pulsante d'accensione. Torno subito. Allora, credo di sapere cosa sta per succedere. E sì, è canon. E questo a che serve? No, Goku! Si è lanciato nello spazio! Che cosa ha fatto di male la scienza? Tesoro, non vedo un panino con quella birra. Tra l'altro, no, io in effetti pensavo... Ah, ma questo è per i muffin! Sembra che i muffin siano quasi pronti! Cioccolati, toi! Oh, buongiorno! Goku. Oh, buongiorno! Che diavolo hai fatto, Goku? Ti sei lanciato nello spazio! Ringrazia il cielo che avevo già inserito le coordinate per il viaggio, altrimenti tu saresti... Tu... Dove hai preso quel muffin? Bottone dei muffin? Ma veramente io non ho installato niente del genere! E allora dove l'ho preso? Ad ogni modo, apri bene le orecchie! Qualsiasi cosa tu faccia, non azionare il controllo gravitazionale riesce a superare di 100 volte la gravità terrestre! Quindi mi sta dicendo che, aumentando la gravità, aumenterà anche la mia potenza! No, sto dicendo che ti ucciderebbe! Le conseguenze potrebbero essere ingenti, potresti anche spezzarti tutte le ossa! Che noia, devo allenarmi! Ciao ciao! Goku, aspetta! Adoro quei baffi! Oh yeah. Comunque sì, Freezer mi piace un sacco come l'hanno ricaratterizzato in questa... in Abridged. Sta facendo... è effettivamente un sadico bastardo pieno di ironia come sarebbe potuto essere, e mi piace che sia. Bello, Freezer. Dodoria, tutto ok? Insomma, quel bastardo è spuntato all'improvviso. Oh, credimi, so cosa significa prenderne uno duro in faccia. È un sollievo vedere che stai bene, Dodoria. Bene. Ma voglio informarti, non costringerti, sia chiaro, perché sai bene che non sono il tipo che stanno scappando, ammasso di lardo!
sarò sincero con te, Gohan, è stata davvero una pessima mossa. Oh, coraggio, Krilli, siamo in vantaggio di 3 km. Se consideriamo la nostra velocità e la sua massa, è del tutto impossibile che riesca a raggiungere. Oh, guarda un po' che ha sbagliato. Tutti possono sbagliare. Non lo prendi. Fuck. Crede che Dodoria se la caverà, signore? Dodoria è pur sempre uno dei miei migliori scagnozzi. Non si farà sconfiggere da quei due marmocchi. Che cacchio! E se avessero qualche asso nella manica? Coraggio, Zarbon. Sai bene che Dodoria non li perderebbe mai di vista. Colpo del sole! Mio signore, c'è anche da considerare la presenza di Vegeta qui sulla mappa. Ma per favore, è come se Vegeta potesse toccare Dodoria con un dito. Buongiorno, Big Bubble. Vegeta, devi avere proprio le palle per potermi attaccare. Oh, che strana coincidenza. Sai, ne sto giusto cercando 7. Ma guardati un po', Veggie. Il piccolo e nobile principe solitario che cerca il suo posto al sole. Guardati un po'. Hai più carne tu che il Burger King? Molto divertente. Ma sarò io a ridere quando Freezer troverà il tuo cadavere. Perché non facciamo un patto? Tu mi darai quel bel rilevatore. E forse io non darò a Freezer la giusta direzione. Ah, intendi questo rilevatore? Esatto. Purtroppo te lo consegnerei più che volentieri, ma vedi, ha un piccolo problema. Quale problema? Si è rotto. Cosa? Sei pazzo? Ora sei cieco come tutti noi. Non proprio. Sai, mentre ero sulla Terra, ho appreso un piccolo trucchetto. Riesco a percepire l'energia. E come diavolo fai? Non lo so. Un momento. Ora capisco. Quei due mocciosi erano terrestri. Li hai mandati da me solo per distrarmi da Freezer! Mi dispiace, ma ora come ora sento soltanto... Oh, ti prego, Vegeta, ammazzami! Cacchio, l'armatura non mi slancia un pochino? Stupida carogna! Vada dove miri, Dugongo. Eh? Si fa stretching! Qualche ultima parola prima che ti apra in due con le ostriche? No, aspetta, posso dirti la vera fine del tuo pianeta? Ha distrutto Freezer. No, che la faccio esplodere! Cosa? Dovrebbe passare meno tempo su Twitter. No, ti prego, Vegeta, non uccidermi! No, ti prego! Guardati un po', Dodoria. Di solito sei nobile e orgoglioso. Invece adesso piangi come una donna. Io sono una donna! Che? Ho detto che sono una donna! Cosa? Accidenti, meno male che lo abbiamo seminato. Perché non l'hai attaccato con il tuo cerchio magico? Guarda, abbiamo pure salvato il piccoletto. Puoi volare, cucciolotto. Mi chiamo Dende. E se impariamo tutti da piccoli. Sai, dovresti unirti a noi. Vegeta, autore della... indietro a farmi la parità dei sessi. Il resto della mia famiglia. Sto valutando le opzioni. Mi piaci! Ti chiamerò Vertino. Io mi chiamo Dende. Andiamo, Vertino, voglio farti conoscere Bulma! Ed è per questo che sono stata incoronata la più bella e fertile donna del mio pianeta natale. Prima che Freezer lo distruggesse. Oh beh, o fai così, oppure... Ora conosci la verità. Oh sì, e adesso dovrò cominciare a reprimerla. E per prima cosa, devo farti fuori. No, aspetta, io e te potremmo dominare l'intero universo come marito e moglie. Repressione tra 5, 4, 3, 2, 1. Ok, va bene. Fatto. Krilli, ecco la caverna. Ehi, Bulma! Hai dato una pulita? Abbiamo un ospite! Io lì non ci entro. Oh, sta tranquillo, è solo Bulma! Non so cosa sia questa Bulma, ma ha un suono eccitante. Bulma, ci sei? Oh, guarda chi c'è, il signor Inzuppo Tutto. Cos'è? Ti sei stufato di abbandonare me e cerchi qualcun altro? Bulma, stai spaventando, Verdino! Sto ancora valutando le opzioni.
Oh, dimenticavo! Mi ha appena chiamato mio padre e ha detto che Goku sta arrivando! E sarà qui fra 6 giorni! Per fortuna ho stipulato quell'assicurazione sulla vita! Signor Gohan, che cosa sono quelle cose attaccate al petto della signorina? Bulma, dici? È il suo seno! Sono molto carine. Vorrei raggomitolarmici dentro. Sei proprio simpatico, sai? Va bene. Oh no, no, Ginyu, non ci sarà bisogno di intervenire. Va tutto alla grande. Lord Freezer, potrei parlare? Oh, scusami, il lavoro mi chiama. Ci si sente? Qualcosa non va, Zarbon. Signore, i soldati hanno completato il rapporto. Bene, Dodori è riuscita a eliminare quei rompiscatole. Oh, veramente è tutto qui. Pare che Dodoria sia morta. Ma che cazzo? Mi piace un sacco, Freezer. Cioè, è già epico quello originale, questo. Adesso, prima di iniziare ad allenarmi, devo scegliere il giusto sottofondo musicale. Vediamo. Beh, vabbè, è Goku. È Goku. La sgrogliamo così. E questa è la storia della grande siccità. Oh, guardate, un visitatore. Oh, cacchianola, è proprio un visitatore. Coraggio, lasciate in pace lo straniero. Ah, oh, buongiorno, giovanotto. Benvenuto nel nostro villaggio. Non sembri di queste parti. Devi fare attenzione. Si dice che in giro ci siano dei tizi poco raccomandabili che attaccano i nostri villaggi. Comunque, vorresti vedere la nostra sfera del drago? È il nostro punto d'orgoglio, rappresenta tutta la nostra sacralità. Dunque, cosa ti porta qui da noi? Perfetto. Saga di Freezer è molto molto bella, anche perché è super tattica. Cioè, c'è un sacco di cose che succedono. È davvero un bel modo per presentarmi i problemi. Ancora oggi uccido Kyuri. È uno dei migliori archi narrativi shonen. Provo questa bella sfera. Sì. Prendo questa bella sfera. Assolutamente. Bene, vediamo cosa è incredibile la saga di Freezer. È incredibile. Cazzo, non se l'hai sentito anche tu, Gohan? Sì. Ma forse sarebbe meglio... Certo che Vegeta li ha proprio smudellati! Krilli, forse dovresti... Era davvero così importante farli fuori! Non si potevano neanche opporre! Krilli! Cosa, io? Oh, cacchio! Ehi, ascolta! Potranno anche essere defunti, ma ora si trovano tutti in un posto migliore! Il paradiso! Dove ognuno ha la sua casetta e vivono tutti armoniosamente e pacificamente. Ci sono cagnolini e gattini e... Mi sembra una gran minchiata. E come se lo è? Ragazzi, l'idea potrebbe funzionare. A Freezer e Vegeta servono tutte e 7 le sfere, no? Beh, potremmo sempre prenderne una e nasconderla. Così manderemo in fumo i loro progetti. Ehi, buona idea! Ci serve qualcuno che lo possa fare. Verdino! Dende. Conosci qualcuno che ci possa aiutare? Qualcuno, dici? Beh, sì. L'anziano saggio, il primo abitante di Namek. Si dice che tempo fa, quando il pianeta fu colpito da un grande cataclisma, lui condusse la nostra gente fuori dai guai e fu tremendo. Il cataclisma? No. Beh, credo che questa sia la nostra unica chance. Gohan, rimani qui con Bulma. Perché? Ora ti importa? Nel frattempo io andrò con Verdino a conoscere questo vecchio. È la nostra ultima speranza. Oh, Cristo, Dende! Freezer pare sempre più frustrato. Farò meglio trovare Vegeta velocemente. Sai, Zarbon, comincio a pensare che i miei soldati non capiscano nemmeno perché li pago. Lei non ci paga. Perché gli permetto di vivere. Insomma, prima perdiamo... com'è che si chiama? Kiwi. Kiwi. Poi anche i nostri rilevatori. E adesso Dodoria è morta. Continuando di questo passo, credo che ci toccherà fare i bagagli ed emigrare nel Messico spaziale. Cosa vuole che faccia, Lord Freezer? Allora, tutto ciò che voglio è vederti alzare quei collan, stringerti il perizoma e smetterla di essere una tale... Stronzetta!
Vegeta, come osi venirmi addosso mentre penso a Lord Freezer e al mio perizoma? Farò finta di non aver sentito. Ma è un bene che ti abbia trovato, Vegeta. Ora verrai con me silenziosamente. Non devo per caso farti urlare. Oh, intendi come Dodoria? Oh, per favore. Mai mandare una donna a fare il lavoro di un uomo. Dove è andato? Bel perizoma, Zarbon. Mi dici dove l'hai comprato? Molto carino, Vegeta. Ma non hai idea di ciò in cui ti stai cacciando. Ah, stai scherzando? Potrò anche aver fallito sul pianeta Terra, ma da quando sono qui non faccio altro che vincere. Prima Kyuhi, poi Dodoria. Stiamo 2-0 e sono ancora sul podio. Beh, Vegeta, spero che tu ti sia goduto il podio, perché sto per rispedirti in fondo, nel posto che ti appartiene. Vedi, ho nascosto un altro lato di me stesso. Dove? Nell'armadio? Ora preparati. Alla bestia dentro di me. Però dovrei avvertirti, questa forma è diversa da me in ogni aspetto. Mi stuprerò, puttanella. E non mi sembri tanto cambiato, a parte il lessico. Oh, maledizione! Cacchio, Nespole, Fischia, Caspio, Algor! Oh, ehi, Bertino, tu credi nel karma? Che cos'è? Beh, in parole povere, se fai qualcosa di buono, ti accadrà qualcosa di buono. Ma se fai qualcosa di cattivo, verrai ripagato con la stessa moneta. Quindi, se sarò abbastanza buono, potrò riavere indietro la mia famiglia. Ci stai ancora pensando? No, 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 no! La storia finisce. Sarà meglio che riferisca a Lord Freezer. Se dovessi metterci troppo, mi sfonderebbe proprio. Perché sono esploso? Siamo arrivati. Oh, è qui che abita? Il nostro namecciano abita su un palazzo volante. Ne avete uno anche voi? È morto, ma sì. Potevi anche risparmiartela. Dende, ma chi cazzo è portata tu l'anziana? Ha ci portato uno scema, dice che ci vuoi aiutà. Sta senza pensieri, fra, basta che non ci vuoi fottere. Avete una lingua così bella. Non sapevo. O scemo non capisce. Ama parlare con la sua lingua. Oh, quindi ti sei trovato un amico, Bertino? Ci sono! Ti chiamerò Bertone! Chiamami ancora così e ti strangolo. Con quel caratterino non penso che dovresti essergli amico, Bertino. Senti, non so chi tu sia o da dove tu venga, ma non tollero una tale mancanza di rispetto. Bertone, vieni qui. Oh, sapeva, ma va fanguna. Mi dica, anziano saggio. Mi prude incredibilmente la chiappa sinistra. Tail, c'è un namecciano albino proprio dietro di te. Uccidilo come gli altri. Veramente io sono un terrestre? Uccidilo come gli altri. Signore, credo che sappia qualcosa in merito a coloro che stanno attaccando il pianeta. Sì, stiamo cercando rinforzi. E vedo che lei ha una sfera del drago lassù. Ci assicureremo che non la prendano. E come? La custodirò io! Stattene al tuo posto! Come fai ad avere il coraggio di chiedere al saggio di darti... Ecco, tieni. Io? Cosa? Basta che non rubino la TV. Signore, noi... noi non abbiamo un televisore. Neil, raduna le altre sfere e desidera un bel televisore al plasma. Signore, sarebbe un uso improprio del loro potere. Sto per usare impropriamente il mio pugno. Quindi posso andare? Aspetta, devo prima fare una cosa. Non intenderà. Sì, vedo qualcosa in questo giovane uomo. Una forza latente, un potere non sprigionato. Ora sta fermo e risveglierò quel grande potere che si cela in te. Fatto, ho risvegliato il tuo potere. Mi sento come prima. Non c'era molto potere. Ah, quindi questo è il mio massimo potenziale? Sì. Quindi, da ora... Tutta discesa d'ora in poi. Come Yamko. Non so cosa sia questo Yamko,
ma suona molto deludente. Bene, ora porterò questa sfera agli altri. E una volta evocato il drago potremo resuscitare il nostro lamecciano. Aspetta, hai detto di provenire dalla terra, no? Sì. Quindi il figlio di Katatsu è morto? Che sventura. In verità noi lo chiamiamo Supremo. Oh, si fa chiamare come un dio. Coglione presuntuoso. Neil? Mi dica. D'ora in poi dovrete chiamarmi Super Saggio. Ok, Super Saggio. No, aspetta. Super Saggio Supremo. Posso chiamarla soltanto Anziano Saggio? Super Saggio Supremo consente. Benissimo, allora ci becchiamo dopo. A dopo, Bertino. E grazie per la sfera. Neil, preparati a recuperare la sfera del drago. E il corpo. Lord Freezer, gli affari sporchi sono stati eseguiti. Ah, molto bene. È rassicurante vedere che c'è ancora qualcuno su cui contare. Beh, ho resistito a malapena dopo che mi sono trasformato. E ora che è morto non abbiamo più nulla di cui preoccuparci. Zarbon, qualche ora fa degli emissari mi hanno riferito che un villaggio è stato da poco distrutto. Sai mica chi potrebbe essere stato? Vegeta? E, al contrario di tutti i villaggi in cui siamo stati, là non c'era nessuna sfera del drago. Sai mica chi potrebbe averla presa? Vegeta. Benissimo. Ora spremi un attimo le meningi, Zarbon. Oh, se Madonna, dovesse Ale, esserci qualcuno che sa, hai tirato fuori qualcosa di grosso. Sarebbe. Cioè, questa è una citazione Vegeta. Importante. Vegeta, sì. E se ho capito bene, tu l'hai ucciso. Aspetti, signore. È possibile che lo abbia lasciato svenuto? Oh, bene. E dove l'hai lasciato? Sul fondo di un lago. Soldato 49, potresti venire qui? Ho bisogno di una cavia. Mi dica, Lord Freezer! Sono pronto a tutto per... Visto, Zarbon? Quello sarai tu se Vegeta non sarà qui davanti tra 10 minuti. Oh. Oh. Ciao! No, guarda, l'unica cosa che mi dispiace dei Gormiti è che la... Devo dire che sono molto serie animata, la prima... Tutti voi vi siete allenati a fondo da quando siete arrivati qui sul pianeta. Una delusione totale. Tranne Yamko. Ma che scherza! Ma se ho scopato dappertutto! Ho scopato nella sua auto, ho scopato nella sua casa, oppure scopato la sua scimmia! Ok, ho appena iniziato ad ascoltare. Cosa? Sul serio, quando ci insegnerai il Kaioken? Che? Il Kaioken, Rekaio! Kai! Oken! Cosa? Kai Oken! Eppure nel mio c***o di nome! Come Rekaio! Come Kaio-sama! Ora basta! Non insegnerò le mie tecniche a nessuno di voi! Né il Kaioken, né l'energia sferica! Dannato giappominchia! Sì, in effetti, questo è uno dei buchi di trama più grossi di Dragon Ball. Perché cazzo del Rekaio non gli ha insegnato le sue tecniche? Ho raccolto tutte e 7 le sfere! Esprimi il tuo desiderio. Dragone, dammi l'immortalità! Esaudirò la tua richiesta. Ah, finalmente! Adesso nessuno potrà più fermarmi! Sono... invincibile! Oh, che carino! Sta avendo un bel sogno! Io! Ora però riportiamoti da Lord Freezer. Devo sondarti per delle informazioni. A me il potere! Purtroppo di Gormiti non ho mai visto le serie successive. Non credo siano un granché, ma boh. Cioè, vorrei farti notare, Doc, la prima serie dei Gormiti, quella che è stata build-uppata tantissimo, alla fine era un plagio di Code Lyoko. Alla fine sì, praticamente. Prendi questo, stronzetto! Questo è per mio fratello! Rapporto completo! Sto solo... ecco, sto controllando i suoi parametri. Credi che se la caverò? Beh, per fortuna siamo riusciti a soccorrerlo in tempo. Sarebbero bastati soltanto 2 minuti in più. Sì, vabbè, come lore è abbastanza semplice in realtà. Pensavo fosse obbligatorio spogliarsi per entrare nella capsula.
Ma cosa glielo fa credere? Beh, sai, per assorbire Oddio. Tutti i suoi acciacchi. I Gormiti hanno una lore più grande e complessa. Comunque, del Signore degli Anelli. Sotto controllo. Aspetta. Se ne fa paura. C'è un... Diciamo, per quella fascia d'età è comunque okay, molto poco, però funzionavano. Non voglio allarmarti, Vegeta, ma non immagini neanche cosa ti ha fatto. Dicevo, non sei lo cazzo. Beh, in bocca al lupo, allora. Lo sai, Vegeta, devo ammetterlo, è stato davvero impressionante il modo in cui ci hai dato la caccia. Ma adesso sei finito, amico. E non vedo l'ora di vedere Zarbon spezzarti come un tonno rio mare. Sto arrivando, fratello! Mi voglio qui entro 24 no, 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 ore, era per... E non dimenticate di portarmi ho qui capito che era un'iperbole. Sì, signore, ai suoi ordini. Lord Freezer, dovrei urgentemente usare Skype. Ma Zarbon, cosa c'è di così impellente da interrompere la mia chiamata? Beh, devo chiamare la mia ragazza. Beh, io... Ginyu, ti richiamo io. Come, prego? Vede, signore, non manca molto al nostro anniversario e vorrei sapere dove vuole andare, così posso prenotare in anticipo. Oh, e dire che ho sempre pensato che fossi... Non importa. Cosa credeva? Che fossi single? No, no, ecco, credevo solo che ti piacesse il... No, niente davvero, lascia perdere. Temo di dover insistere, signore. Non sarà mica che io sia... Lord Freezer, Vegeta è uscito dalla cattura! Oh no, quel soldato è morto. Te ne occupi tu? Riprenderemo questa conversazione mai. Sbaglio, parlava di Vegeta. Cosa? Oh! Zarbon, chi hai lasciato a sorvegliarlo? Apul! Tu hai lasciato qui Apul! Credevo se la cavasse! Apul non se la cava nemmeno con un cicchetto al chinotto, figurati con Vegeta! dove diavolo è il telefono? Devo fare una chiamata! Signore, ci penso io, lo troverò, ne stia certo! Sì, cerca pure in lungo e in largo, Zarbon. Ovviamente non penserai mai di controllare nella tua stessa astronave. Come dice quel proverbio? Tieni stretto gli amici... E i nemici ancora di più. Lord Freezer! Lo abbiamo trovato! Affanculo! Ginyu, fai in fretta! Zarbon, questa notte avrete fatto un macello! Lord Freezer, Vegeta, ti sto sbattendo di brutto! Vengo subito, Zarbon! Tu pensi a prendere le mie spine! Ci sto sbattendo di brutto. Oh, tante sfere del drago splendide, du, 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 tutte in fila per tre, per tre, per tre, du, du, du. Grandi, grosse, anche più grandi di te. Lasciale un po', inseguile un po' e il drago così vedrò. Vai, vai. Che sia maledetto, se ne è andato e si è preso tutte le mie sfere del drago. Signore, ci ha lasciato un biglietto. Fa vedere. Dice solo caro Freezer e poi c'è disegnato un culo. Potrei vederlo. Vegeta, sfere del drago, adesso! Sì, signore! Maledizione! Deve essere qui nei paraggi. Devo trovarlo a tutti i costi. Addio, stronzetti. Accidente, ho impiegato 5 giorni interi, ma finalmente sono in grado di resistere alla gravità 100. Fortunatamente mi sono portato dietro tutti questi fagioli. Oh, cacchio, ne sono rimasti soltanto 4. Oh, beh, non credo che ce ne serviranno tanti. Sa di cura. Pronto, Goku, mi senti? Giuro che se è di nuovo George Takei, io lo massacro di botte. Riccaio? Oh, sei tu, Goku. Vedo che stai andando su Namek. Sì, voglio pestare qualcuno. Buon per te. Ma vedi, c'è un essere su Namek che devi evitare per qualsiasi ragione. Credimi, è molto più forte e virulento di Vegeta. Sì, lo so! Che? Lo voglio pestare. Goku, no! Non è come Vegeta, è molto, molto peggio. Ah. Tutta la galassia lo teme, proprio perché si tratta di un tiranno sadico e malvagio. Davvero? Ha conquistato milioni di pianeti e massacrato miliardi di poveri innocenti. Cazzarola, smettila di eccitarti! Adesso promettimi che non lo affronterai. Ehi, riesco a vedere il pianeta Namek! Ah, no, no, è un falso.
Sul serio, Goku! Adesso promettimi che per nessuna dannata ragione ti avvicinerai a Freezer. Ma, Riccaio, io... Promettimelo! Ah, va bene. Ti prometto che per nessuna dannata ragione io... Clic... Ha riattaccato! Come diavolo ha fatto? A diavolo lo richiamo! Goku, giuro che la prossima volta ti apro in due e ti inculo a sangue. Oh, Dio. No, George Takei! Bene, dovrebbero essere tutte qui intorno. Ah, eccole qui! Sono tutte qui! Benissimo, con quella che ho preso al villaggio ho in tutto 6 sfere del drago. Ora non mi resta che starmene nascosto senza svolazzare, inconsciamente urlando. La sfera del drago! Stavo per dire uccidimi Freezer, ma anche questa va bene. È inutile, non riuscirò mai a scovarlo. Tanto vale gettarsi giù da un precipizio. Oppure starmene nascosto qui sotto senza svolazzare inconsciamente urlando... Papà è tornato! Stavo per dire prendimi Freezer. Anche questa può andare. Top. Brutto coglione! Ah! Pensavo fossi nella caverna. Beh, ci starei volentieri se non fosse piena del tuo... Sì, sì, ok, lo so, fatene una ragione. Piuttosto, guarda qui, ho una sfera del drago. Wow, ma sono più grandi di quelle terrestri. Lo so, anche quando le abbiamo viste io e Gohan. Aspetta, dov'è Gohan? Oh, beh, abbiamo visto una sfera del drago tutta sola con il radar. Aspetta, cosa? Ho una sfera del drago. Hai lasciato andare Gohan da solo? Sì. Qual è il problema? Sai che cosa mi farebbe Kiki se Gohan si facesse male? Il mio pene sta bene lì dove sta, grazie. Non vedo ancora dove stia il problema. Ah, allora immagino che dovremmo aspettarlo. In compenso siamo un passo avanti, no? Buongiorno, mi prendo la vostra sfera. Che ne dici di uno scambio? Che ne dici di un no? Sei un duro a contrattare, eh? Chi è quello duro? Ah, sentivo puzza di balsamo al cocco. Tu! Piccolo e rasato, consegnami subito quella sfera. Ah. Scordatelo, Zarbon! La stava già consegnando a me, vero pelatino? Ah, Bulma, un aiutino! Accidenti, quanto è fico! Vorrei solo prenderlo e... 69, 70, 71... Mi hai già battuto una volta, Zarbon. Fatela bastare, hai capito? Mi duole contraddirti, caro Vegeta, ma quando ho recuperato il tuo corpo eri ad un passo dall'aldilà. Ecco, a proposito, mi hai fatto qualcosa mentre ero svenuto? Se ti ho fatto cosa? Mi hai fatto qualcosa mentre ero svenuto? Cosa? No, Dio, no! Oh, grazie al cielo, avevo... Ehi, cosa vuoi insinuare? Non sono abbastanza per te? Ok, Vegeta, per una volta sarò totalmente onesto con te. Questo sembra davvero molto gay. Cosa? Tranquillo, non c'è nulla di sbagliato. Tu... Tu, trasformati e basta! Vivremo in una lussuosa villa al mare con una splendida Porsche e faremo l'amore ogni singolo secondo del... Dategli fuoco! Hai fatto un grosso errore, Vegeta. E ora preparati a morire. Cosa? Non riesco a sentirti a causa del buco che hai nello stomaco. Ma, Vegeta, ti prego. Dammi solo una chance. Noi due potremo... Allearci. Sì, è sempre la stessa storia. Ora però ti dirò una cosa che solo tu puoi capire. Sto per sparare tutto me stesso nel tuo corpo. Che cosa? Sono etero. Ok. Fromboliere. Meraviglioso. Tutto questo è meraviglioso. Anziano saggio, posso farle una domanda? Chiedi pure. Lei è molto anziano. Quanti anni ha? Ne ho tanti così. Non ha alzato le mani. È proprio quella la mia età. Lo accetto. Dategli fuoco! Ciao, sono di prodotti originali. Wow! Ci sei andato giù pesante! Già, è stato un gioco da ragazzi. Ma sapete come sono i Saiyan? La nostra forza aumenta ogni volta che ci avviciniamo alla morte. Questo sembra...
decisamente ingiusto. Quindi ecco, sembri un tipo abbastanza impegnato, perciò... Sì, impegnato ad uccidere e sarò presto immortale. Già, non vogliamo trattenerti allora, quindi ci si vede. Oh già, in effetti ho un sacco di roba da sbrigare, quindi... Wow, che bel tentativo. Dammi la sfera. Che devo dire la verità, questa cosa qui è una delle cose che in realtà sono di buon umore. Mi sarebbe piaciuto di più il Dragon Ball, sai? Ma ricordate, che cosa? La prossima volta che ci incontriamo, il power boost naturale che ha risaliato. Che mai avuto chance. Sì, è una cittata clamorosa, però ci sta. No, sai perché? Waka waka! Perché poi andando a rivedere indietro, la prima serie, Goku da bambino, puntualmente, prendeva solo mazzate dai suoi nemici. Puntualmente, la prima volta, prendeva mazzate, per poco non lo ammazzavano, e poi al secondo scontro li batteva tutti. Sì, quello si chiama plot armor. Beh, complimenti, esatto. Sei riuscito. Torriamo è capace di giustificare il plot armor di Goku. Secondo te? Ah, non so, potevi sempre rompere i coglioni, non credi? È da quando questa cosa piace. Che non fai altro, rompere i coglioni, sì! Bulma, la regina dei rompicoglioni, ti piace come soprannome? Non mi fermo più, ho la vittoria in tasca, la sfera è con me, non mi fermo più. Ma cosa? È Vegeta! Mi nasconderò qui, abbasserò la mia aura, così non mi troverà. Ok, che diavolo succede? Ho appena percepito una fonte di energia laggiù. Bene, e ora continua per la tua strada. Ehi, esci fuori, prima che trasformi questo posto in un deserto. Praticamente è uguale a questo, ma in fiamme. Marcaspio! 2, 1... Buongiorno, Vegeta, signore. Oh, guarda un po', il sosia di Arisa. Come fai a sapere? Canone Rai. Oh, giusto. Allora sai, svolazzo. Svolazzi? Svolazzo. Mi intralci? Ti intralcio. Lo fai? No. Bene, perché sarebbe un male. Male quanto? Ti ucciderei. Malissimo. Lo so. Quell'orologio fa proprio schifo. Già, dice l'ora. E nient'altro. Lo so, è quello che fa un orologio. Cretino. Dunque, posso aiutarti? No. Ma forse io posso aiutare te. Mi serve un adulto. Io sono un adulto. A proposito, ti ho colpito solo perché provo rancore per tuo padre. Beccati questo. Legit. No, mi fermo più. Ho la vittoria in tasca. Anticamente i 5 saggi rompicoglioni si riunirono sulla vetta del monte rompicoglioni per prevedere la tua nascita. 100 anni dopo, con l'allineamento delle stelle rompicoglioni, sei nata tu per rendere le nostre vite un vero inferno, perché sei solo una troia rompicoglioni! Ah. Finito? Sì, credo. Bene. Ragazzi, credo che dovremmo cercarci un altro riparo. Perché? Non ti piace più qui? Perché abbiamo 5 minuti prima che Vegeta scopri che ho rubato la sfera. Santo cielo, quanto adoro vedere i miei piani andare a buon fine. Ci sono voluti tempo, sudore e uccisioni, ma alla fine ci sono riuscito. L'immortalità è la mia puttana. Bene, dovrebbe essere qui. È proprio qui. Dov'è finita? Beh, non si poteva muovere da qua. Va bene. Chiuderò gli occhi e una volta riaperti la sfera... No, non è qui. Perché non è qui? Non capisco. Chi avrebbe... Il marmocchio. Ma come ha fatto a trovarla? Era... Aspetta. L'orologio. Allora quello non era un fottuto orologio. Era una specie di radar per le sfere. Il che vuol dire? Il che vuol dire? Che la sfera ce l'ha lui. Krilli, lo senti anche tu? Cacchio, sì! Che diavolo è questo baccano? Bene, è ora di fare una pausa. Ma che cacchio è? Purgatorio, inferno, Denise, sei tu?
Oh santo Dio, la mia ex moglie! Vuoi lasciarmi in pace? Ti sei già presa i bambini! Che altro vuoi adesso? Ok, mamma. Quando la macchina del tempo sarà pronta, potrò tornare indietro nel passato a salvare Goku e tutti gli altri. Suppongo che sia un buon nascondiglio. Go, devi andare dall'anziano saggio. Che? Perché? Perché se il vecchio ti tocca, ti farà uscire cose che non sapevi di avere. Mi serve un adulto. Io sono un adulto. Oh no, 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 no! Non lascerò che mi abbandoniate ancora! Mi dispiace rompere i coglioni, ma non se ne parla! Bulma, hai ragione! Sei stata molto paziente e comprensiva con noi! E noi, in cambio, ti lasciamo sorvegliare la sfera! Io vi detesto! Non appena arriverà la squadra Giliu, potrò ufficialmente dire addio ai miei problemi. Presto, l'immortalità sarà mia, senza contare il controllo dell'intero universo. Mi chiedo cosa debba fare per prima cosa. Beh, partirò da cosa non fare una volta divenuto immortale: morire! Lord Freezer, la squadra Giliu arriverà tra 5 minuti! Grazie, sai. Inoltre, dopo tutte le improvvise morti dei nostri colleghi, abbiamo deciso di fondare un sindacato. Che carino. Oh, la prima cosa che farò sarà andare da quel coglione di Cooler e massacrarlo a suon di sberle. Legit. Ci siamo! Finalmente stiamo per morire! Stiamo per morire! Krilly, cos'è quello? Rancore, Gohan! Puro rancore! Che si fa? Corri, Gohan! Più veloce che puoi! Ma io... sarò la corri! Ascolta il tuo punta, Gohan! Vai! Signore, c'è un altro visitatore terrestre. Oh, non dirmi che l'hai fatto entrare. Salve, anziano saggio. Oh, maledizione. Signor anziano saggio, il mio amico Krilly ha detto che può aiutarmi se mi tocca. Mi hai scambiato per un prete? Signore, credo si riferisca al risveglio dei poteri. Sì, quello. D'accordo, sta fermo. Sarò delicato, dato che è la tua prima volta. Ora rilassati mentre penetro nel profondo del tuo io e spargo la mia essenza nel tuo interno. Mi serve un adulto? Io sono un adulto! Oh, che strano, non sento più nulla! Forse lo abbiamo seminato! Sono qui per lei! Per chi? Sfera del drago? Mi serve la sfera del drago! Dammela! Quella che hai preso mi serve per il desiderio! Tutto bene? Rispondi, Vegeta. Tutto bene? Sta zitto, spettro di Nappa! Ma che... Non sono pazzo! Tu sei pazzo! Soprattutto tu, Nappa! Ehi! Con chi parli? Sfera del drago, potresti darmela? Veramente? Io non ce l'ho. No? Che? No! No! Aspetta, dove mi trovo? Che ci fai tu qui? Dov'è Nappa? L'hai fatto fuori? Sì, l'ho fatto fuori! È morto. Per sempre. E allora? Da dove proviene quella grande forza? Oh, forse è Gohan che si trova sulla montagna del creatore delle sfere, quel vecchio che sblocca i tuoi poteri toccandoti la testa. Cazzarola, non tengo mai la bocca chiusa quando ho paura. Oh, interessante. Andrò a fargli... come si dice? Una visita? Del male. Andrò a fargli davvero male. Ah, ma caspio. Salve, come posso aiutarti? Beh, per esempio suicidandoti e risparmiandomi la fatica. Oh, dici sul serio? Non vuoi sporcarti le mani, femminuccia? Credimi, non ti conviene avere a che fare con me. Coraggio, combatti col tuo 1,20 m. O devo contare anche i tuoi capelli? Parole forti per una specie di lumaca. Parole forti per una specie di puttana. Oh, devo ammetterlo, sei uno dei migliori sfidanti che abbia mai incontrato. Peccato che farai la fine di quelli che ho già massacrato. Oh, brutto figlio di... Nail! Smettila di slinguazzare con il tuo ragazzo! Si sente fino qui! Suona tipo... D'accordo, signore! Ad ogni modo, non sono venuto qui per te, ma per il vecchio! Io dico di no! Con questo potenziamento ho raggiunto la stessa forza che avevi sulla Terra! Congratulazioni! Sei sempre più debole dei 3 tizi che ho già sconfitto! Wow, ora so che cosa prova Krilly. Uno schifo, lo so. Senti, non mi importa di quanto tu sia forte. Sono comunque il secondo essere più forte su Namek. Senza eccezioni. Ehi,
Pensavo di avvertirvi. Ho appena percepito diversi livelli combattivi in direzione del pianeta. Cosa? Diversi livelli combattivi? Sono 5 in totale. 5? E sono tutte incredibilmente appariscenti. Oh no! Sono loro! Di che stai parlando? Siamo spacciati! Non capisci? Siamo praticamente morti! Chi? Chi sono? La squadra genio! Siamo arrivati! Compari! Oddio! Non lo voglio sapere come hanno doppiato la squadra genio! Io non voglio! Solo allora quindi... di rinfrescarsi un po'! Nah, non mi va di ubriacarmi! Nah, le bevande energizzanti ormai sono passate! Non posso mica berle! Sono noccioline! Oh, e questa cos'è? Sembra deliziosa! E ricca di calcio! Bevi anche tu, nice. La Zero Mixoda! Bevi anche tu, la Zero Mixoda! Apprezzo! Ottimo placement! Ciao, sì, sopporto! Uomini, presentazioni. Cheese, parte! Holdo! Reco! E insieme siamo! E io qui, il Top Sentai! Top Sentai, Top Sentai, Top Sentai! C'è un non so che di Zarbon nella cosa. Grazie per questa occasione di servirla. Gli romperemo il culo! Silenzio! Prima di metterci al lavoro, Jis? Subito, capitano. Come da lei richiesto, ecco i nuovi rivelatori, pronti per lei. Bene, e hanno tutti la suoneria che volevo? Sì, signore. Fantastico. Allora, come vi ho informato, Vegeta e degli altri piantagrani mi hanno rubato tutte le sfere del drago. Vegeta! Il piccolo Veggie! Cos'è una sfera del drago? Arcom non stava molto simpatico. Già, bella storia. Cos'è una sfera del drago? Già, a quanto pare né Dodorian e Zarbon sono bastati. Dunque, ho chiamato voi 5 per farmele riavere. È sufficiente. Li preferisce vivi o morti? È uguale. Vada per morti. Quadra genio, informazione! Per la forza della luce e la velocità! La squadra genio tutti annienterà! Al grande ricaldo arriviamo con furore! Di tutto lo spazio siamo il team migliore! E se incontriamo un avversario è sicuro? Che gli ficcheremo il nostro pugno su per il culo! Squadra genio! In azione! Siamo finiti! Siamo spacciati! Moriremo! Moriremo tutti! Moriremo di certo! La squadra Gini è una delle cose più belle che troviamo abbiamo sta per scrivere il nostro destino nefasto! Siamo praticamente già morti! Perché a me? Schiaffeggialo! Grazie! Mi verrebbe da ficcarmi due dita in gola al sol pensiero, ma... mi serve il vostro... Il nostro aiuto? Sì, esatto. Già, ma se formiamo una squadra ci servirà un nome. No, non credo. Oh, ho trovato. Che ne dite del team 3 stelle? Che? Beh, lavoriamo insieme. Quindi siamo un team. E le sfere del drago hanno le stelle. Quindi team 3 stelle. Fa solo venire voglia di prenderti a calci. E sei solo il secondo tizio calvo con cui ho avuto il dispiacere di lavorare. Team 3 stelle, andiamo! Giuro che... Salve, terrestre. Sai cosa voglio? Dammela subito. Guarda, la sfera è proprio lì. Ah, non sono qui per la sfera del drago. Che? Mettiti a pecora. Prendo la sfera, non rompi coglioni! E te rifate? Ciao, Bulma! Vi odio a morte! Vegeta, se posso chiedere, che dobbiamo fare di preciso? Hai mai visto i Power Rangers? No. Tartaruga Ninja? No. Sailor Moon? No. Beetleborgs? No. VR Troopers? No. Superhuman Samurai? No. E 4 tatuaggi per un super guerriero? Oh, sì! Dannazione! Sì, siamo arrivati prima di Genio! Andiamo, diamo un taglio a questa... Che state facendo voi due?
Non sappiamo se possiamo fidarci di te, non hai ancora giurato fedeltà al Team 3 Stelle! Siete impazziti, forse? La squadra Genio sarà qui a momenti e... Ciao, Vegeta! Ciao, Genio, e potrà... Brutto figlio di una troia gigantesca! Perché c***o mi succede tutta questa merda di roba? Piacere, Jay! Mi scusi, capitano, questo affare non mi vuole dare pace! Ti divertono a vedermi in culo e morte! Hai finito? Sì. Molto bene. Ora per andare dritto al punto, voglio quelle due sfere del drago. Ah, adesso ho capito! Dovrebbero essercene 7 in totale, se il mio rapporto è corretto. E le altre 5 sono... Dietro di te! Diamine, non riesci proprio a... A tacere quando ho paura, lo so, e quando ero piccolo mi ero innamorato di un bambino indiano. Vi prego, uccidetelo, non mancherebbe a nessuno. Credo proprio che la nostra conversazione sia terminata. Prima di ottenere le sfere, lasciare i miei colleghi a ripulire. Non c'è nulla che vorresti dirmi, Vegeta. Proprio così, Genio. Guarda i tuoi uomini, poi guarda me. Poi di nuovo gli uomini, poi di nuovo me. Non sono uno dei tuoi uomini e ti mando a fanculo. Ora guarda a terra e ora me. Dov'è finita la sfera? Non c'è! L'ho lanciata! E non c'è niente che potete fare per... Ecco a lei, capitano. Grazie, Barter. È il mio lavoro. Ma ho lanciato quella zoccola più forte che potevo! Oh, non puoi battere la mia velocità. Sono il più veloce di tutta la galassia. Lo ha detto la tua ragazza! Tanto ormai siamo spacciati. Su, capelata, distruggi la sfera! Tiragli un cazzotto! La mia mano! Più forte! Forte! Guldo, non credi che dovresti... Oh sì, la mia abilità speciale. Fermare il tempo, sì. Aspetta! Ma che cavolo? Dove? È sparita! Visto, Vegeta? Questo è per tutte le volte che mi hai ridicolizzato. Ehi, Vegeta, come va? Ehi, guardate, c'è Guldo! Lo vuoi un biscottino? Lo vuoi un biscottino? Mi hai scambiato per un cane! Tieni il biscottino! Oh. E ora, finalmente avrò la mia vendetta! Ok, calmiamo i bollenti spiriti. Prima di portare queste sfere del drago da Lord Freezer, è l'ora del vostro gioco preferito! La morte! Ora per gli spettatori da casa le regole sono semplici. Uno alla volta i miei uomini gireranno la ruota e su chiunque si fermerà, lui morirà. Cosa? Quando hai organizzato questa buffonata? E è una telecamera. Che di sadico guarderebbe questa cagata? Che bel programma. Iniziamo. Primo concorrente. Vegeta. Vegeta. Oh, cavolo, posso riprovare? Bastardo Fortunello, gliene capitano due. Bene, facciamo girare questa dannata ruota. Congratulazioni! Hai appena vinto una vacanza gratis, tutto incluso nella Calabria spaziale. Mi state forse prendendo in giro? Madonna, no, Carmen, il mio pianeta, caramba che soppressata. Ehi, un secondo. Quindi vieni dalla Calabria? Calabria spaziale, precisamente da Galassia Cosenza. Forza, regina spaziale. Quindi, è come la... Calabria. In originale è australiano. Altrimenti te l'ha un culo per lo piccanti. Ok. Come mia sorella. Anzi, precisiamo, dall'Australia spaziale. Ti dispiacerebbe andare avanti? Oh, già. Gira la ruota. Maledetta quella signora Longare, mi è cascata su uccello. Oh, magnifico. Quindi Vegeta dovrà vedersela. Sì, con... alla faccia tua. Vegeta, la tua ora sta per arrivare. Stai per affrontare il migliore. L'infallibile. L'ineguagliabile... Con quale musica è sottofondo? Ecco! Giuro, non sto neanche capendo che sta succedendo. Molto bene, gruppo. È ora di andarmene. Cercate di non sporcarvi le uniformi e di tornare per le città. Signor Sim! Che Chad che è genio. Quindi adesso dovremmo vedercela con quella specie di elfo alieno. Sì, lui è Guldo. Divertitevi. Qualche consiglio? Lanciategli dei biscottini. Oh, grazie mille. Ma mi scompiscerò di risate. Andiamo, Gohan. Non sarà difficile sconfiggerlo, ma non abbassare la guardia. Già, fate attenzione. Non distraetevi. Neanche per un secondo. Va, Warudo! Ma che diavolo! Sto blaterando! Questa? E quello era solo un assaggio del mio potere. No? Quello era un giochi reference. Quello avrebbe dovuto schiacciarti. Gohan, hai visto? Il suo potere! Lui può... Fermare il tempo! Creare schiacciasassi! Ne sei sicuro? Sicurissimo! Che idioti! Oh! Dopo
contrastare i miei poteri psichici? Ve ne stavate lì a sfottervi? Tutto il mondo se ne stava lì a sfottervi? Ma adesso siete schiavi dei miei voleri. Vedrete mille esplosioni sotto di voi. Vedrete il vostro mondo sgretolarsi perché io sono il vostro. Perché non sento più nulla? Oh. Questa è la fine del mio cammino. La mia fine. Ma vi chiedo, riuscirò a sognare? Cazzo, Vegeta, se ti odio! Lo so. Buono. Brutto figlio di una trota gigantesca! Perché cacchio mi succede tutta questa melma di roba? Che vita di merla! Sempre circondato da grandi stromboli e teste matte! Come se tutti si divertissero a vedermi chinato a farmi inculcare il cuore! Come un fromboliere! Per ciò che mi riguarda, queste dannate vacche possono andare a farsi un barbecue canticchiando l'inno nazionale con un dannato suino puccioso! Questo è un programma family friendly! Kinder cioccolato. Family Picture. Che sia momenti di tenerezza insieme. Family Picture. Con il suo gusto unico, rende ogni momento insieme un momento perfetto. Sì, sì, tutto molto Kinder bello. Andiamo avanti. E vorrei uno. Allora ti sei deciso a fare. Da notare che né Kinder né Plus 500 ha sponsorizzato questa live. Segue mortacci loro. Dai, su Kinder ce la potevamo giocare. Ci hai proprio tolto le chiappe dal fuoco, come un vero membro del Team 3 Stelle. Giuro che ti ammazzo. Mi dispiace un po' per quelli. Hanno appena perso un compagno. Devono essere distrutti. Quindi all'incirca da quanto tempo tu non fai, beh, sai, badabum cia cia. 3 settimane. Accidenti, 3 settimane. Io ne ho fatta una durante il viaggio. Recom non aveva abbastanza spazio nella navicella. Ah. Ehi, ma quello è Guldo, è morto? Che tragedia. Chi lo va a dire al capitano? 3, 2, 1, io no. Io no. Io... Dannate i pippagliali. Vogliamo darci da fare? Mettete la musica di Recom! Vegeta! Solo perché sei il principe di tutti i Saiyan ti credi migliore in qualsiasi cosa tu faccia! Ma lascia che il tuo amico Recom ti dica una cosa. Tu vali meno di 0 e non hai nessuna speranza di vincere un campione per 5 volte consecutive. Campione di cosa? Ci sarà un incontro entusiasmabile, amici. State appiccicati alla TV. Riesco già a percepirne l'epicità. E voi di chi state parlando? Con gli spettatori. Stiamo facendo la telecronaca. Sai una cosa, Vegeta? Te ne stai lì a blaterare di come voi Saiyan siate i migliori combattenti dell'universo, della vostra spietatezza. Beh, adesso dove sono finiti? Morti, parli delle tue leggende, della tua stirpe. Esatto, Recom sta facendo un promo da wrestler. Ma è... Non importa proprio niente di tutto ciò. Ed è ottimo. Recom. Sono il mago del dolore. E io vincerò. Senza alcuna esitazione! Esigo Ciccio Valenti. Il wrestling è finto. Il immediato. Andate tutti al diavolo! Se stare al vostro gioco servirà a qualcosa, e allora che guerra sia! E ora, la mia musica. Affottetevi! Ciucciamelo, puttana! Legit. Wow. Beh, è andata meglio del solito. Sei tutto fumo e niente arrosto. Cosa? Come diavolo hai fatto a resistere a quell'attacco? Che sciocco che sei. L'unica cosa che Recom vende caro è il merchandising.
Legitto. Ehi, grande Puffo, scommetto che Aracom non gli lascerà neanche le scarpe. Per favore, ti ricordo che già mi devi una soda spaziale per l'ultima scommessa che hai perso. Guarda che anche tu sei debitore a me e aspetta ancora quel burger spaziale. E dove lo trovi tutto questo cibo spaziale? Oddio. Da Spaces, ora con il nuovo menù Radish. Spaces, il buon cibo nello spazio. E con questa sono 7. Oh, genio, avrei dovuto chiamarti sin dall'inizio. Grazie, signore. Ora per festeggiare inizierò ballando la danza della gioia. Oh, no, no, non è necessario. È del tutto necessario. No, guarda, non è affatto... Invece devo. Sono stato obbligato da suo padre a ballare la danza della gioia dopo ogni successo. Procedi. Ciadissimo. E siamo tornati, amici! Durante lo sfottere, Com ha sorpreso Vegeta colpendolo con l'ormai noto ginocchio di Repo! È stato devastante, Butter, ma ora il nostro amico Peppi Carota è tornato all'attacco, ma sembra in difficoltà nel piazzare i colpi. Wow! E basta un piccolo colpo per ribaltare la sorte dell'incode. Pare proprio che Recom sia troppo veloce per Vegeta, e lui dice il più veloce dell'universo! Non credo sia proprio rilevante. E così finisce la danza della gioia. Grazie a Dio. Ora desideriamo un po' di immortalità. Non ancora, Lord Freezer. Devo prima eseguire la danza della piccola principessa di papà. Mio padre non l'ordinerebbe mai. Ha ragione, signore. Ecco, infatti. È stato suo fratello. E torniamo all'ingondro. Ecco cosa vi siete persi. Dovremmo smetterla con queste spatole abbecedari, eh? Oh, attacco a sorpresa per il Saiyan! Ma a quanto pare non è stato utilissimo. No, 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 devi sentire un... Ehi, ehi, Gohan, guarda! Ha raccolto Vegeta come un vegetale, sì. Beh, Vegeta... Sembra che ancora tu non abbia capito con chi hai a che fare, perché il mio nome è Recon! Oh, guardatela! Accidenti, potrebbe anche aver perso la testa. Sarebbe un grande perdita per il mondo dell'intrattenimento sportivo. Come stavo dicendo, perché il mio nome è Recon! Sono il mago del dolore e vincerò senza alcuna esitazione! Sta per usare l'eliminatore di Recon! Un classico per i fan di Recon! Recon! Elimina! Sta per lanciarlo! Dolore! Vegeta! Oh, e chi sta il secondo intervento dal team 3 stelle? Imbecille, sono ad un passo dalla morte. Avreste dovuto attaccare Recon. Oh, andiamo, amico. Non possiamo perdere una pietra miliare del team 3 stelle. Sei tu che reggi la baracca. L'unica consolazione in tutto ciò è sapere che schiatterà insieme a me. Qualcuno ha uno specchio. Recon sente come se avesse perso un dente. Cosa mi è successo? Stando al nostro regolamento, Recon adesso può affrontare i nuovi sfidanti. A Recon piace l'idea. Ogni tua mossa inizia con... Oh, Recon ha sorpreso tutti con un calcio di Recon. Rivediamo la moviola. Offertilo gentilmendolo da Space 4X, la birra spaziale, perché le altre birre sanno di urina. Ogni tua mossa inizia con... Cavolaccio. Ciao, Gohan, hai fatto i compiti? Perché se non li fai, che mi strappa le palle? Stai bene, amico? Sì, ma mi ha messo in disfunzione il sistema nervoso. Non sento il dolore. Eccolo. Neil, i nostri amici terrestri hanno bisogno del tuo aiuto. Dovresti andare da loro. Signore. Questo lo lascerebbe indifeso. No, ci sarebbe Dende. Ti prego, non lasciarmi da solo. Il terzo namecciano più potente. Ma signore, siamo noi tre gli ultimi sopravvissuti. Dende, cosa si prova ad avere la medaglia di bronzo? Come se tutti quanti i miei amici fossero crepati.
Ogni festa un guasta feste, ecco che ci sei tu. Guasta feste, guasta feste. Anziano saggio. Perché sei ancora qui? E siamo tornati con vari telespettatori. Poco fa sono scesi in campo due nuovi concorrenti, ma purtroppo solo uno è rimasto in piedi. Non mi tirerò indietro. Potrò anche essere più piccolo di te, più basso di te, più debole di te. Con meno esperienza anche. Ma per quanto riguarda la psicocultura, cacchio, è stata proprio una pessima idea. Come coda. Chi stingondre comincia ad essere davvero scondato, sapete? Quel povero bimbetto non ha speranze. Quanti anni avrà? King? 5, forse 6. Ma la vera domanda è, che ne pensano i fans? Tu parli sempre e solo di te stesso. Recom di qua, Recom di là. Oddio. Ma non sei nessuno paragonato al mio papà. Io sono il figlio del grande Goku. Quell'uomo che verrà a calciarti. Maro no, Carmen. Questo è la bottina. Incredibile, signore, pare proprio che sia arrivata la A volte mi dimentico quanto Dragon Ball. Posso capire più violento. Nessuno che possa dire, vedere un bambino di neanche 10 anni pestato male in questo modo. Bellina, bellissima immagine. Però vedi, sono questi i momenti che mancano a Super. Sì. Cioè sono proprio i momenti di genuina disperazione. Nel frattempo è arrivato al Koga. Beh dai, a fine serie diventa anche biondo, quindi ci sta il parallelismo. Comunque seriamente, perché in ogni nostra live ci finisce qualcosa di wrestling? Importante. Sempre. Finito. Bene, quindi hai terminato tutti i tuoi balletti? Sì, signore. Ora posso esprimere il desiderio? Certamente. Fantastico. Ora, sfere del drago, ascoltatemi. Rendetemi Lord Freezer immortale. Non credo abbia funzionato. Ma perché no? I capi villaggio mi hanno detto esplicitamente che ci sono solo 7 sfere e che bastava riunirle per realizzare il desiderio. Quindi che cazzo? Forse c'è una parola d'ordine. Una parola d'ordine? Ma io li ho ammazzati tutti e nessuno potrà dirmela. Ho perso il desiderio. Potrei eseguire una danza per consolarla. Accendi. Perfetto, abbiamo concluso anche per oggi. Ok. Vabbè. Ripeto, Freezer è fantastico. Non vedo l'ora di vedere quando comincerà appunto a trasformarsi, a fare cose, perché a lottare, perché sarà molto divertente. No, molto 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 divertente. Non so come, considerando il combattimento con Goku è una roba esilarante. Immagino. No, più che altro considerando quanta roba è, cioè quanti riferimenti sessuali cioè, veramente di classe ci hanno infilato. Voglio vedere la scena in cui Piccolo si ingloba Nail. io lo so che succederà qualcosa. Vai pure, Ale. Sì. Prego, Ale. Se hai una domanda, falla adesso. C'è una cosa che mi immagino sarebbe... Va bene. Non so cosa ci si inventeranno, ma... Sarà molto divertente. Cavolo, no, c'è una roba sta serie, veramente. Allora, devo dire una cosa, un pochino sono condizionato dal
dal capitolo dedicato che aveva su non mi ricordo quale videogioco, Genio, e un po' da Multiverse, ma sto continuando a valutare Genio come un personaggio veramente che aveva molto più potenziale di quanto poi è stato sfruttato. Sarebbe stato interessante vedere ancora Genio in circolazione. Che poi... Sì, scusa? Che poi in realtà, tecnicamente parlando, lui dovrebbe essere ancora vivo, in realtà. Sì, in teoria sì, nessuno se lo ricorda. Dentro la rana, ma lui è ancora vivo, in realtà. Ma infatti l'hai visto che cosa hanno combinato in Multiverse? Lei è stata una figata quello che hanno fatto in Multiverse. Ma infatti è... Cioè, meraviglioso. Multiverse è veramente... Allora, non intendo mancare di rispetto ovviamente ai professionisti che ci hanno lavorato, ma Multiverse è una fanfiction di Dragon Ball molto migliore di Super. Ah, assolutamente. Decisamente. Allora, Ale chiede, chi come me ha hype per Deadpool 3? Non sono mai uno che va in hype. Allora, effettivamente, già solo la presentazione e quello, ragazzi, è Ryan Reynolds, non ci si può fare niente. Questo fa, e Hugh Jackman ci si tuffa a pesce in queste stronzate. Se nel mondo ci fosse più persone come Ryan Reynolds, probabilmente il mondo sarebbe un posto più bello. Io ne voglio di più come Hugh Jackman. No, allora, di Deadpool 3, Deadpool 1 e 2 mi sono piaciuti molto, quindi hype no, perché ho difficoltà ad avere hype per un cinecomic, ma sicuramente, cioè sono abbastanza sicuro che sarà un buon film, mi divertirò come un cretino, e buono. Sono curioso di vedere come adatteranno lo Wolverine di Hugh Jackman a questo tipo di delirio. Io, appunto, avendo già apprezzato i primi due film, di a prescindere, attendevo con molta pazienza Deadpool 3. Ora che mi dicono che ci sarà anche Wolverine, ovviamente mi interessa sarà ancora di più. Sono comunque preoccupato perché, a differenza dei primi due film, ora questo è Disney e quindi non più Fox. E quindi dovremo vedere un po', seppur allora, comunque la Disney abbia già detto che sarà comunque un film video dei minori, quindi almeno sotto quel punto di vista dovremmo stare tranquilli. Però comunque c'è una cosa, un po' di strizza rimane. Deadpool comunque ha quella appeal, quindi anche Disney lo sa. La cosa è, esiste Disney Plus Star, quindi immagino che Deadpool 3 sarà per quella fetta di pubblico, quelli che guardano Star. Ora, io ovviamente quando penso a come possono ragionare le aziende, immagino sempre a target e possibili guadagni. A differenza di come ha fatto con Star Wars, che in cui aveva bisogno un po' di rimescolare le carte dopo il fallimento che è stato la trilogia prequel, Disney con Deadpool va sul sicuro, quindi non credo che cambieranno la formula. E io direi, per concludere questa live in bellezza, con una piccola chicca, direi, è appena uscito il primo teaser trailer del prossimo film animato di Super Mario. Che, vorrei ricordarlo a tutti i presenti, avrà Chris Pratt che doppierà Mario, ma cosa ovviamente più importante e che da sola vale il prezzo del biglietto, ci sarà Jack Black che doppia Bowser. Quindi io direi, siamo già qui, vediamo un po' che cosa hanno fatto uscire fuori. Vai. Ok, si parte. Ok.
Allora, c'è una cosa. Questo film è di Illumination. E con Illumination non ci sono vie di mezzo. O è una figata o è una puttanata epocale. Ok. Oh, ma guarda. Il finale di Tales of Arcadia è fatto bene. The King of the Koopas. Quanto è bello. Oh, parla. Il colpo d'occhio è meraviglioso. Parla, ti prego, parla. Fammi sentire la sua voce. Ok. Ok. That is but a taste of our fury. Do you yield? I do not. Ok, Bowser è fighissimo. I finally found it. Now who's gonna stop me? Ok. Ciao Mario. What is this place? Ok. Catch that mushroom, you'll die! Oh, I'm sorry. That one's perfectly fine. Come on, Mario! Mushroom Kingdom, here we come. No, dai, l'hanno cannata per un attimo. Ok, a parte il tema musicale sottofondo da super generic trailer epic tu è Illumination, brutto. Guarda, non, vabbè, però non mi lamento più di tanto. Oh, mamma mia. Visivamente è molto bello in realtà. No, il colpo d'occhio è ottimo. Il colpo d'occhio è ottimo. L'espressività Bowser di Bowser. Madonna. Ok. Non male. Mi aspettavo molto, ma molto. Anzi, io veramente descritto, ora ho seriamente voglia di guardarlo. Beh, allora, il fatto è che Illumination il suo lavoro lo sa fare. Poi lascia perdere che i film sono quello che sono, ma visivamente i film di Illumination sono sempre stati eccellenti. Quindi insomma, ho delle buone delle buone vibes per questo Super Mario. L'unica cosa, appunto, mi aspetto un film con una trama estremamente semplice, proprio come alla Illumination. Cioè, sì, dici, grazie al cazzo, Mario. Hai ragione. Cioè, quindi, no, vabbè. Sì, va bene, Doc, però sappiamo tutti e due che l'ultima volta che è stato fatto Super Mario al cinema... Vabbè, quello è stato proprio un caso, quindi, un po' particolare. Quindi lasciamo, tutto lasciamo è possibile. Tutto è possibile. Quindi, appunto, vado sul banale. Mi aspetto un film con una trama estremamente semplice. Spero che diano una caratterizzazione a Peach che non sia quello della principessa bionda scema. Perché quella è la... cioè, quello si fa con Peach. In quel caso, io ti inviterei a leggere il manga ufficiale di Super Mario. Che stavo meglio senza sapere della sua esistenza. No, aspetta, no. Fidati, è un bel fumetto. Non sto scherzando, sono serissimo. È un fumetto incredibilmente figo che riesce davvero a giocare bene con quello che... è quello che tratta e soprattutto è l'unico media mai fatto su Super Mario in cui la principessa Peach è effettivamente figa. Non è una cazzo di damigella in pericolo, ha un suo perché all'interno della trama ed è effettivamente utile. Drama. E fa robe. È incredibile.
E Bowser è sempre fighissimo, a lui in generale. Ma guarda, Bowser... Non lo so, ha un design talmente vincente. Come Skeletor. Esatto. Sono quei cattivi con un design talmente vincente che non importa quanto siano improponibili, funzionano. E molto ok. Bene. Oh. Sarà molto divertente star dietro a questo Super Mario Bros. E poi ovviamente parleremo tanto quando lo vedremo. Quindi... Via, gente. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, in chat recentemente, visto che si parla di Nintendo, la Nintendo ha deciso di aprire un suo studio per personale, sì, per la realizzazione di film e serie televisive tratte dai suoi titoli. Praticamente la stessa cosa che ha già fatto Sony da un paio d'anni. Quindi penso che qui tutti quanti pensiamo la stessa cosa. Attendiamo impazientemente il film di Bayonetta, molto bene. Attendiamo con molta impazienza il film di Bayonetta, molto bene. Datemi Bayonetta e nessuno si farà male. Molto bene. Quindi, grazie a quelli che hanno seguito questa live. Con me, ragazzi, ci vediamo domani, sempre alle 8, dove finalmente, spero, riusciremo a leggere e iniziare a leggere la nuova serie a fumetti di Red Hood su Webtoon. Che l'ultima volta è andata male. Le ultime due volte è andata male. E quindi io finalmente ci riesco. Quindi grazie ancora a tutti, grazie a buon Riccardo. E... ricordate sempre, ragazzi, che se esiste può essere censito, e auguro a tutti quanti una buona serata. Notte, ragazzi.